Buongiorno, comincio io così poi Giulia può fare, faccio il lavoro sporco di raccontare il libro e di, di, per quello che serve farvi conoscere la sua straordinaria protagonista e dunque per, per transizione lo straordinario autore che ci ha consentito di conoscerla di nuovo anche se, eh, perché è una figura eh, di grandissima importanza nella storia del, del giornalismo ma non solo del giornalismo e che però insomma vedo ogni tanto viene per fortuna riraccontata, e riscoperta e conosciamo, abbiamo il piacere di, di conoscere questa storia straordinaria e per, per me un particolare piacere presentare questo libro qua per un paio di ragioni, per tre ragioni una è che è una grande storia un'altra è una grande storia di giornalismo ed è una cosa che può servire oggi in questo in questi tempi e in questo festival a pensare cosa è stato e forse può essere o non può essere più, non lo sappiamo, il, il giornalismo come pro professione e come vocazione. Io penso che nel caso di Nelly Bly, la giornalista di questo libro, eh, bisogna usare qualcosa di diverso da professione e forse la parola vocazione è un po' equivoca, ma forse Giulia mi aiuterà identificandosi meglio di me, penso, nella figura di una giovane aspirante scrittrice o giornalista a definire questa spinta quindi una grande storia di una donna e anche di un'epoca una grande storia di giornalismo c'è poi una ragione specifica, non posso non dire una storia nata alla radio, nata da un'idea che Nicola Taddi ha avuto per Radio 3, quindi ci dà piacere che non solo le idee si realizzano ma in qualche modo ehm, ehm, si allargano poi si ampliano, diventano oltre che delle cose radiofoniche anche un libro, perché ovviamente io consideri il fatto che una trasmissione radiofonica diventi un libro un decadimento della sua natura qualitativa e eh non. però questa è la mia idea, naturalmente, la mia gerarchia del mondo che non, puoi, non posso è mettere in discussione solo per amicizia con Nicola, no? Questo lo dico, a parte la, la, la battuta perché. Qualcosa di orale forse c'è ancora, benché, lo segnalo come mia, avendolo per la prima volta sentito raccontare, per la prima volta sentito forse raccontare da Nicola Nemmeno in Onda, come una specie di idea, poi sentita raccontare una trasmissione radiofonica, leggendolo, ecco, a dire rileggendolo. Qualcosa di questa vocazione al racconto di questa storia, quindi a quell'elemento di condivisione che c'è nella fabulazione, tanto più radiofonica, cioè in un mezzo di, di circolazione che si presume, raggiunga delle persone, perché poi è in modo, in modo circolare. Questo elemento un po' da narrazione rimane nel libro anche nella struttura che gli ha dato Nicola. Lo dico sub subito, poi se ci dà tempo, magari dico altro su questo però è, insomma per me è bello trovare questo, questa, questa traccia del modo in cui il libro è stato, è stato eh, costruito. Ecco, la storia di Nelly Bly è notissima e sconosciuta, diciamo, notissima perché esistono poche storie come questa per raccontarci cosa è stata una donna dell'Ottocento, in parte anche del Novecento, e cosa può essere stato il giornalismo eh, o, e il mondo insomma, che, che accoglie questa... Questa quindi una storia esemplare, una storia che forse ci illumina, però è una storia anche assolutamente unica. Fin dall'inizio noi vediamo i tratti, lo stigma di una unicità nella vita di questa ragazza che nasce con un altro nome, Elizabeth Cochran, senza E aggiunge persino la E, è una che tutta la vita si travestirà da qualcosa, lo farà in modo professionale. Sarà una giornalista famosa perché. Non ha inventato, ma con molta coerenza e molta qualità, molta qualità di risultati praticato quella forma di giornalismo che, peraltro, ogni tanto riaffiora come fosse un'invenzione: il travestimento, cioè quello che noi oggi chiamiamo. Giulia più esperta, forse l'immersive journalism, cioè nemmeno il new journalism, cioè quel giornalismo che intrecciava l'elemento della narrazione alla documentazione, al racconto. Oggi usiamo immersive journalism per dire, non so, il gruppo di Vice, ma io non sono un esperto, sono non pratico nessun tipo di travestimento, non sarei capace. Che è, è immersivo nel senso che sta nelle situazioni che racconta, capite? È una forma di giornalismo in cui la tua presenza è parte... Non so se della narrazione o della dimostrazione di autenticità. Questo è un grande tema, secondo me, del nostro tempo. È stato riportato un po' in auge da Saviano. No? In Gomorra lui ci si mette dentro alcune scene. Non so se sempre era presente dove era. Quello produce in noi un effetto di autenticità, come se non bastasse più l'autenticità del giornalista che ti racconta un evento, ma il fatto che lui ci stesse dentro una specie di selfie scritto diciamo ma diciamo, forse allora è molto interessante questa cosa perché è il segno di una crisi in realtà cioè il segno del fatto che noi non ci fidiamo del fatto che il giornalista cioè una delle forme di intermediazione più importanti nella comunicazione negli ultimi due secoli sappia di che ci dica la verità o ci dica quella che per lui è la verità il fatto che ci sia che non vuol dire nulla ovviamente no? però invece produce in noi un effetto ecco, eh, nell'Iblai c'è la chiamo Giannelli Blai, c'è il nome che assunse perché una donna col suo nome non poteva firmare, forse Giulia sarà sensibile, pure Giulia non so perché, ma non è che glielo vietava nessuno, penso di chiamarsi col suo nome, però ci spiegherà a cosa serve in epoca di libertà. E... Nelly Bly come si chiamerà quando poi comincia a fare la giornalista, pratica questa forma di simulazione. Persino aggiungendo una E al suo cognome originario, Cochran senza E. Dice Nicola che con la E è più nobile. Sì, sì, sì. c'era una famiglia Vabbè, molto più come dire il D con la maiuscola, sapete, quelle, quei trucchi che si fanno per eh, nobilitare la propria, la propria cosa. Ecco, questa, questa storia formidabile. Che io posso solo riassumere, ma non si può peraltro riassumere, quella di una ragazza che negli infiniti colpi di scena della sua vita, appunto è una vita avventurosa anche biograficamente, non solo professionalmente, quella che Nicola ha scoperto, riscoperto per noi nei continui ehm, colpi di scena della sua vita nasce ricca, nasce sicura, nasce in una dimensione di accoglienza familiare a livelli altissimi nell'America del grande sviluppo ehm, che c'è stato intorno soprattutto dopo la guerra civile americana quindi nella seconda metà dell'ottocento nasce in questa famiglia col... subisce dei colpi di fortuna o di sfortuna, delle disgrazie autentiche, insomma non le racconterò perché è l'elemento romanzesco del libro che è talmente in, 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 appassionante che, che insomma riassumerlo è inutile e anche dannoso sperando che lo leggiate subisce dei colpi di scena nei quali però mantiene incredibilmente una sua, una sua identità questa è la cosa che se fosse un personaggio di romanzo che in parte lo è, benché abbia la curiosa coincidenza di essere vissuto davvero ci colpirebbe, no? che in tutte le cose che gli accadono veramente radicali Appunto, diventare poverissima o quasi, orfana da figlia di una grande famiglia protetta, sola da, da, da membro di una famiglia invece numerosa e riconosciuta, ignota dopo essere stata notissima, Poi, dopo, non le dico, poi diventerà di nuovo notissima, poi scriverà moltissimo. Poi, non scriverà più, poi verrà messa da una parte, poi verrà celebrata. Insomma, tutti colpisciani di questa vita. Lei mantiene una fiammella, è quella là, la cosa che da lettore ti colpisce. Mantiene, non so se la sua vocazione, il suo demone. La sua, il suo talento no? non abbiamo parole ci, ci mancano un po' le parole per definire questo elemento della vita delle persone Laura, la, la Ghianda la chiamava Hillman il grande eh, psicanalista ma Ghianda mi sembra una, 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 è la traduzione italiana di una parola che da noi Ghianda la maiali, quindi questa traduzione di, di, di Hillman è sempre stata un po' faticosa, però lui voleva dire questa cosa che abbiamo dentro, Hillman la usava per raccontare le biografie finte se non mi ricordo male Ilman fece un libro sul fatto che molte persone ricche o famose si inventano un'infanzia chi era? forse John un, un grande costruttore di mobili si è inventato che da piccolo c'erano le macchine, non era vero e mentre noi lettori normali io per esempio quando uno mente proprio mi annoio l'avverto subito invece, eh, quindi reagire, invece Irma diceva no, lui diceva la verità su di sé perché diceva la ghianda, quella che non si vede lui diceva quella dentro in, in, in lei c'è una cosa del genere c'è una cosa che riduce, che è la forza proprio sua e che è una forza femminile quello ovviamente colpisce, siamo nell'ottocento siamo dove le donne non possono scrivere non ci sono donne giornaliste forse ce n'è una, ma quelle che fanno giornalismo si occupano di giardinaggio e, 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 e che vita domestica e moda, lo dico perché lei ogni volta che nelle alti e bassi della sua carriera scenderà in basso, gli danno la rubrica di moda e giardinaggio. È, 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 è un diagramma è, è trasparente di cos'è il giornalismo femminile. Se sei forte, fa le inchieste è una donna che nell'Ottocento faceva le inchieste, ripeto travestendosi, cioè travestendosi da matta, la più celebre forse è quella, fece finta di essere matta fece una cosa che io ho ritrovato solo leggendo i frammenti che Nicola pubblica, in certe cose poi fatte da Basale, dal gruppo di Basaglia, no? in quei testi con cui noi abbiamo imparato a conoscere l'orrore del manicomio e almeno in parte a chiuderlo. Lei fa queste cose nell'Ottocento, una donna così, si, si finge mappa, poi si finisce emigrante poi insomma in casa, ah, insomma fa tutte queste esperienze, esperienze qui, poi nei momenti di caduta e, e ha un grande successo. Perché ha un grande successo, perché incontra un nuovo pubblico. Questo è il pezzo di storia del giornalismo che Nicola ci racconta e che forse oggi può essere interessante osservare. Lei ha grande successo perché è coraggiosa, è brava a scrivere, ha una figura che diciamo, colpisce. Però quello che è importante è che i suoi direttori, pur non amandola mai del tutto, perché adesso sta stata una grande rompiscata, immagino, Senza in confronto ai quali le blogger contemporanee sono degli, degli angeli di gentilezza immagino, poi vediamo e, eh, nei, nei, nei momenti, la, la, insomma, la pagano anche insomma. poi dei momenti di disgrazia quando o supera il limite o c'è un elemento di scontro caratteriale gli danno la rubrica di moda e giardinaggio cioè sembra che il giornalismo femminile è una specie di piano terra o salvagente che è la rubrica di moda e giardinaggio Naturalmente, appunto, eh, questi due aspetti, cioè la, la, la biografia personale e quello che noi vediamo del mondo del giornalismo, sono insomma le due tracce, gli elementi di interesse che è così in modo un po' banale, però, non, posso, non possiamo che indicare come quello che affascina di, eh, di questo libro, appunto, la figura femminile. Per, rac eh, tutto eh, per raccontarlo, eh, Nicola usa due, due lenti diverse, usa una sorta di telescopio perché riesce a darci, e questo è molto importante Nicola, non solo perché siamo storicisti, noi, per, eh, riesce a darti il senso di un'epoca, perché l'epoca nella quale questo giornalismo popolare incontra il suo pubblico, dall'altra parte in Inghilterra accadeva con i Figlietti, Tova, Badig, si potrebbero fare dei paralleli con quello che accadeva in Europa, era l'epoca del grande sviluppo industriale americano. Qui c'è un pubblico grande per, 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 queste, per, queste, per una giornalista come lei, per le testate. Noi, qui cominciamo a vedere la storia delle testate: come nasce Pulitzer, come nasce il gruppo di Hearst, quello che poi verrà reso celebre dal film di, di Orson Welles su Quarto Potere. Come nascono questi grandi gruppi? Nascono perché c'è un pubblico nuovo che ha fame di storie. E di racconti e di informazioni. E qui vediamo pure un intreccio tra informazione e storia, qualcosa sulla quale riflettiamo molto oggi. No? La fiction, la no fiction, il giornalismo, l'immerso il giornalismo, il giornalismo narrativo. Di cosa ha bisogno questo nuovo pubblico? Di conoscenza ma anche di emozioni. Nelli usa le emozioni per generare conoscenza. Ha una scrittura anche gonfia di patos come era proprio dell'Ottocento, anche se io non sono un esperto, ma secondo me se facciamo un confronto tra la sua scrittura e quella di Matilde no, Serao, cioè del giornale, secondo me lei era pure più moderna e non, non cedeva proprio al pathos facile, però lei usa il pathos, anche perché vive quello che gli interessa è descrivere esperienze liminari. La più eliminare è la privazione, c'è cioè una formula bellissima con cui lei prende la parola: quella delle ragazze senza, delle donne senza. Lei parla a nome delle donne senza, di quelle che non hanno nulla, non, hanno, non accettano di rifluire in un ruolo. Eh, mi è venuta così in un ruolo familiare, è quello che penso, non lo volevo dire. Eh, Oppure cioè di, eh, di accettare la rubrica moda e giardinaggio, non hanno famiglie, non hanno ricchezze, non hanno famiglia, non hanno risorse, hanno un'educazione strana perché lei non riesce ad arrivare ai livelli di istruzione che, che vorrebbe. Ma non è nemmeno ignorante, e quello è un difetto, diciamo, no? non la, la rende impossibile. Non si può ridurre eh, nel ruolo in cui una donna senza, senza istruzione può stare tranquillamente. Lei, lei prende la parola a nome di questo condizione che è in qualche modo un gruppo sociale o è, una, una sfuma, una enorme, è il frutto di un'enorme trasformazione culturale che si stava ehm, producendo, che anche è il frutto di una rivoluzione industriale, tutte cose che ovviamente non dirò se non per dire perché parlavo di telescopio, perché questa storia per fortuna eh, Nicola la racconta allargando il campo molto, diciamo per cui dentro la storia entra Rockefeller e Carnegie, cioè l'inizio dell'industria del petrolio con un signore che si chiama Rockefeller e che più o meno scava il buco, adesso insomma, è un po' più complicata, però gli viene l'idea di scavare un buco e tra tutti quelli che scavano il buco viene sul petrolio, non è proprio così, non... però insomma, e Carnegie che capisce l'enorme bisogno di acciaio che avrà il mondo, inventa dei modelli di produzione e di commercializzazione, inventa una città, Pittsburgh, intorno alla quale la città dell'acciaio intorno alla quale un po' questa storia si svolge e usa però telescopio e microscopio, questo è l'elemento anche di scrittura importante nel senso che è l'elemento un po romanzesco, sapere, anche un po' di invenzione perché questo microscopio serve a Nicola per entrare nell'intimità di Nelly, e qui fa qualcosa di veramente pericoloso, prima di entrare nell'intimità, secondo di entrarci da maschio eppure da uno del 2000 e che è di una donna dell'800, ma insomma questa terza cosa che pure è molto difficile, non è facile entrare nel pensiero di, un, di un, qualcuno di due secoli prima. E questa è l'audacia la, del libro, sta segnalata quasi in corsivo, quasi se Nicola dicesse guardate questo è il corsivo, qua ci sto mettendo le mani. Siccome lui è editoriale, di professione insomma una grande storia da, di dirigente di, di, di editoriale, forse è sensibile pure al fatto che co col corsivo uno è come se mette tra virgolette una cosa, è come se però questo ce lo dirà lui perché lo sto psicanalizzando non vorrei, <ride> psicanalizzare un editore è una cosa non, non ben fuori di tutto, però so penso un ufficio so stampa di un però per insomma, quest'uso del corsivo che lui mette all'inizio di ogni capitolo in cui Dà voce proprio alla sua ipotesi di, 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 di carotaggio intimo nella vita, nei pensieri di questa donna, è naturalmente la parte più audace e più romanzesca, quella della quale da questo punto di vista sarebbe, sarebbe eh, interessante eh, discutere. Eh, io solo per aiutare poi Giulia a fare le sue. La, 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 è anche una storia lunga, eh, perché questa storia. O meglio, è la storia di una trasformazione talmente profonda che lei la vive tutta, perché lei comincia diciamo dopo la guerra civile americana, comincia a scrivere più tardi, ovviamente, negli ultimi anni dell'Ottocento, gli anni del populismo americano, appunto, il 1880, circa quegli anni là. E, e, e arriva fino alla guerra mondiale. Poi però in qualche modo il mondo la supera, forse Nelly alla fine viene superata dal mondo stesso, però questa è un'ipotesi che ha animato e, e ha scatenato. E infatti nella guerra mondiale dove è grandissima, cioè lei è una delle poche giornaliste che vanno al di là del fronte orientale o sta sul fronte orientale, non al di là perché sta al di qua, tant'è che... Non parla, diciamo, sta dentro la parte austro-ungarica della narrazione. Questo è molto interessante perché noi non conosciamo la parte austro-ungarica della narrazione, perché è quella dei perdenti, in particolare dei nostri nemici. Questo non rende equivoca la sua posizione, anche se sarà vissuta come equivoca dai, 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 perché l'America interviene in guerra, sapete molto tardi, alla guerra mondiale. Fino a quando l'America non interviene in guerra, la sua è una voce tra le tante. Quando l'America interviene in guerra, la sua è una voce che rischia di schiacciarsi con la voce del nemico. Perché l'America interviene in guerra contro gli imperi centrali, quindi contro... lei sta lì dentro. Lì diventa anche molto chiaro, almeno troviamo la frase capitale, in cui un elemento. Che io non so se chiamare militante del giornalismo di Nelly Bly viene alla luce più, più nitidamente, dove lei dice: bisogna rompere il muro dell'indifferenza, occorre guardare per conoscere, soltanto vedendo. Questa è una citazione: soltanto vedendo simili orrori si può comprendere. E qui troviamo una vocazione di quello che sarà poi un giornalismo del Novecento, solo mostrando simili, Quindi il giornalista, in qualche modo, come mediatore, come testimone, ma anche come qualcuno che. Strappa il velo, eh, il giornalista, la Orwell diciamo, per tanto per citare qualcuno di cui parlavamo poco fa, eh, con Giulia. C'è cioè il giornalismo che si. Ecco, l'idea che questa abbia fatto tutto il percorso da piccola orfana, little orphan girl, no? la prima firma, da piccola ragazza orfana, si firmava così nella sua prima lettera che venne pubblicata. E vi rivela una cosa che ai giovani giornalisti farà tremare le vene dei polsi, pagata, immediatamente pagata, cioè la prima volta l'è scritta un giornale, pure se era una lettera. Quelli dicono: la pubblichiamo, gliela paghiamo, cosa che penso sia la parte più incredibile di questo, del romanzo. No? Cioè, nel romanzo, c'è un particolare uno dice, 'Va, non ci credo, questo lo sei inventato'. Una giovane, l'ital, orphan girl. Pubblica una lettera che si chiama eh, Il Rompicapo, del, no, rompicapo, rompicapo delle ragazze, peraltro un titolo bellissimo perché indica qualcosa che non si è mai risolto, questo Rompicapo delle ragazze che comincia a metà dell'Ottocento e ancora non sappiamo come va a finire, viene subito pagato. Ecco, che, 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 diciamo dal primo giornalismo in cui qualcuno prende la voce flebilmente e coraggiosamente fino, fino ai campi della guerra mondiale c'è naturalmente... Un'intera epoca, eh, io sono molto contento appunto di averlo letto questo libro, molto contento di come l'ha scritto, perché noi abbiamo qui un materiale enorme, cioè la storia di una donna, di una giornalista dentro questa, questa grande epoca e questa grande trasformazione. Cosa questo dice al giornalismo di oggi? Credo ce lo dirà. Giulia, Giulia? <ride> eh, no, no, dice quello che gli pare. Funziona. No, 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 eh, hai fatto bene a, a citare questa cosa del, degli articoli pagati, no? Perché io mi sono ritrovata moltissimo in questo stupore da parte della Blaai quando gli hanno detto ti paghiamo. Ho detto: Ma io l'ho vissuto in prima persona, caspita, neanche tanto tempo fa. Perché quando ho iniziato a collaborare con il messaggero e mi hanno detto. Eh, signorina, ehm, allora cominciamo, firmi il contratto eh, e mi raccomando, ci giri Liban. Io sono stata lì e ho detto, ma che vi serve Liban, scusate? No, per pagarla, ma veramente, ma mi pagate sul serio, ma pago io, voi, per scrivere. E, e quindi insomma mi sono ritrovata moltissimo in questo, in questo stupore, ma al di là adesso della, della battuta. È un libro, secondo me, al di là della scrittura, al di là della bravura di Nicola, al di là di tutto quello che ha detto anche Marino, attorno al libro e alla struttura, non solo per i contenuti, insomma, è uno e l'ho anche scritto prima che mi venisse chiesto di presentarlo, quindi niente piaggeria, sottolineo. Un libro grandioso perché grandiosa è la storia di questa donna, prima ancora che giornalista, poi se ci aggiungiamo anche che è una giornalista donna lo è ancora di più, è, sens è sensazionale per la storia in sé in qualsiasi epoca, se poi ci spostiamo alla fine dell'Ottocento ancora di più. La, cosa, la prima cosa che non mi ha stupito è in realtà eh, la questione dello pseudonimo, cioè quando tu dicevi prima appunto dalla orphan girl siamo passati a Nelly Bly saltando completamente la fase Elizabeth Jane Cochran, in realtà era tutto molto normale, molto ehm, diciamo così, non c'era niente di sorprendente nel fatto che una donna non potesse firmarsi con il suo vero nome, ma non era una questione che riguardava soltanto l'ambito giornalistico, riguardava l'ambito della letteratura, della scrittura in generale, insomma le donne... La letteratura era considerata per lo più un affare da uomini, quindi, questo investe anche ovviamente il giornalismo e la scrittura in generale. Quindi il fatto in realtà che eh, gli sia stato proposto questo nome poi dalla, eh, dalla canzone, dalla vecchia canzone di Foster in realtà ha um, che, che poi se pensiamo alla canzone in sé non ci rivedo molto il personaggio di Nelly Bly perché lei era tutto tranne che insomma questa cosa un po' folcloristica: cioè eh, una donna mh, prima di tutto libera e, e la libertà eh, sia nel lavoro che nella vita privata e sottolineo sia nel lavoro che nella vita privata genera anche Molta solitudine, lei è una donna anche molto sola. Eh, viene fuori l'immagine di una persona, di una ragazza, perché poi stiamo parlando comunque di, di, di una giovane donna, di una donna che poi è maturata, ha avuto il suo percorso, ha fatto le sue esperienze, ha pagato caro certe scelte che ha fatto anche con la solitudine. Eh, non ricordo chi nel nel famoso corsivo e eh, diciamo così la parte più intima eh, che, che Nicola scrive eh, si dice proprio di lei eh, tu sei l'America figliola libera e sola spavalda, libera e sola soprattutto eh, mi Voglio riagganciare alla questione perché così è un, un tasto che per me era diciamo dolente fino a quando poi non l'ho letto qui e c'è una frase, un riferimento proprio alla fine del libro che eh, ho detto beh questa cosa devo, devo assolutamente dirla e leggerla. Parlavi di pubblico nuovo, un pubblico nuovo che eh, allora era di un certo tipo e però si va sempre evolvendo, c'è cioè sempre un pubblico nuovo a cui parlare perché c'è sempre un nuovo modo di poter dire le cose. Ad un certo punto, proprio alla fine del libro, eh, lei, eh, e quindi alla fine diciamo così, della, della sua vita, lei per il journal tiene una rubrica. Sempre nell'ottica, e questo è un filo costante, un leitmotiv di tutta la carriera di Nelly Bly, il giornalismo deve essere utile, utile per qualcosa, le grandi inchieste devono essere utili per denunciare, come quella eh, che ha fatto poi lei, la, la grande inchiesta insomma, sul manicomio, come accennava prima eh, Marino, insomma lei ha avuto un'esperienza veramente molto forte, e, e, è una, davvero una donna, si può dire, con le palle, sì, si può dire, tanto non succede niente. In questa rubrica che lei tiene alla fine, Mm, lei dà in qualche modo e cerca di dare anche sostegno ed aiuto proprio in funzione del giornalismo che denuncia e che può cambiare le cose. Le parole, la stampa hanno un senso se può cambiare qualche cosa grazie al loro potere. E ad un certo punto nel libro c'è scritto proprio questo. Uh, Nelly non si limita a dispensare consigli o riflessioni generali a partire dai problemi che le vengono sottoposti, mette invece a disposizione il proprio prestigio e l'eco potente della rubrica di un quotidiano a larga diffusione, quindi mette a disposizione, sfrutta l'eco della rubrica Un a larga diffusione per fornire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Crea cioè un contatto diretto tra chi chiede sostegno e chi è in grado di offrirlo. Io ho sottolineato questa frase perché è una cosa che io dico sempre, misura diversa, ambiente diverso, epoca diversa, per quello che riguarda certe nuove forme di giornalismo, soprattutto digitale. Cioè creare un contatto diretto. Ora lei lo fa con una rubrica che deve sostenere anche eh, le richieste di chi, di chi le scrive, ovviamente, ma annullare una certa distanza fra chi scrive e chi, eh, e chi legge è forse una delle funzioni principali di un certo tipo di giornalismo. 2.0 perché oggi si usa questa espressione che va molto di moda eh, 2.0 ma anche 3.0 in cui in qualche modo sono immersa anch'io ma perché? perché fondamentalmente io non uh, so se questo è uno scoop o meno non sono ancora una giornalista quindi insomma faccio la parte della giornalista che non lo è eh, però insomma scrivo ma ancora non lo sono di fatto in maniera istituzionale ok io sono quella che viene chiamata la classica blogger book blogger o ah, simili ecco ed è sempre molto difficile definirsi no perché almeno lei poteva pur dire giornalista io neanche quello quindi sto forse un passo indietro a Nelli in questo senso beh io quello che faccio sul blog, come lo faccio io, come lo fanno tantissimi altri blogger, è quello in qualche modo di annullare una certa distanza, parlando di giornalismo culturale, eh, tra quello che era il vecchio, la vecchia carta stampata no, in cui comunque tu vai lì, io compro l'inserto di Repubblica Robinson e leggo tutte le che poi lì è un discorso ancora diverso. Comunque leggo tutte le mie recensioni, tutti i miei articoli, però c'è comunque una barriera che poi è quella della carta stampata in qualche modo il web tenta di annullare questa distanza grazie ai social, grazie all'approccio nuovo che hanno queste persone nei confronti non solo della materia, ma anche del pubblico a cui la presentano che mi ha fatto ritrovare in questa frase, scritta in relazione a Nelly Bly, un nuovo modo di comunicare di cui lei in qualche, in qualche misura era già anticipatrice. Quindi un occhio originale di questo. Eh, si parla anche molto, uno sguardo originale, perché poi è sempre quello: no? Tutti scrivono al giorno d'oggi peggio mi sento: tutti scrivono, tutti scrivono di qualunque cosa perché tutti possiamo esprimerci. E però quello che fa la differenza è l'originalità all'approccio e soprattutto nel caso di Nelly Blai è la durezza dell'impatto con cui lei affronta certe gli stunt, poi fa, no? queste grandi inchieste eh, giornalistiche. E quella del pubblico nuovo è un'operazione molto intelligente che lei, giustamente, e poi il giornale per cui scrive, fa e capisce che va fatto, perché c'è una nuova personalità dall'altra parte. Quindi Nelly, in qualche modo, accompagna anche il lettore, no? e facendolo da donna è, era doppiamente difficile, accompagna il lettore verso un nuovo modo di vedere le cose, verso un nuovo modo di approcciare. Quando lei dice, se io voglio fare un'inchiesta all'interno del carcere, voglio fare appunto l'inchiesta all'interno del manicomio, ma io non posso andare lì bussare e dire io sono la giornalista che scrive per il giornale, il Word, l'ISPA, cioè, mi fate fare l'inchiesta, non funziona certamente così, bisogna calarsi nei panni di travestirsi per dire la verità, quindi fingere in qualche modo per dire la verità, che se ci pensate è un po' quello che accade anche con i social, eh, io ho cercato di fare dalla, prospetti, dalla mia prospettiva eh, di novella e giovane non giornalista, un parallelo con quello che è il mondo attuale dell'informazione ma non nel contenuto quanto nel modo quindi nella forma no? e lei capisce che bisogna calarsi direttamente in un mondo per poterlo raccontare ed una delle cose principali insieme al, a quello che dicevi prima tu Marino del delle atrocità, no? che vedere anche certe atrocità poi è il mestiere e, e, lo, e forgia anche il mestiere stesso, perché in fondo quello che passa attraverso questo libro che è la storia di una professione, di una vocazione più che altro, è che è la verità alla fine dei fatti che parla, poi tu hai un modo di raccontarla, ma è quello che vedi a parlare, quindi in realtà tu raccogli una voce e poi la trasformi attraverso quello che è il tuo modo di comunicare e dice, ad un certo punto si dice per Nelli anche il giornalismo deve cambiare la stampa può avere un senso se contribuisce a migliorare la vita delle persone per questo non si è mai tirata indietro quando si è trattato di denunciare le ingiustizie o difendere le ragioni dei più deboli quello che, perché qui credo che sia un tutt'uno quello che un po', un, po', un po' tanto dovrebbe fare o fa o ha fatto la letteratura. Ne parlavamo prima con Marino, prima di entrare, no? Quando, perché io credo che ci sia questa similitudine fra quella che è la forma poi giornalistica, la forma narrativa, ma poi la sostanza è quella, in fondo, se fatta in un certo modo, con un certo criterio e con un certo approccio. Sono cose che vengono scritte, dicevo prima a lui, dagli uomini, sono per gli uomini. Parlano degli uomini, quindi l'approccio deve essere quello della verità, di riprodurre quella che è la realtà eh, con un modo e una comunicazione ovviamente originali, con uno sguardo diverso, più lungo anche come poi ce l'ha Nelli. Che eh, nel libro c'è scritto: Insomma, lei non faceva delle analisi approfondite di politica. No, lei andava nei fatti e raccontava quello che era la vita. Questa è una delle cose che, che più mi. Forse mi sconvolge perché oggi, a differenza forse di quello che faceva Nelli, paradossalmente si fa tanta analisi, no? noi ci giriamo molto intorno alle cose, facciamo dei bellissimi discorsi, eh, per carità, molto, molto professionali, noi ci arrovelliamo per cercare di capire le dinamiche eh, della politica, dell'economia, della finanza, della cultura, quando cominciamo insomma, a psicanalizzare il, eh, e poi in realtà sono i fatti quelli che contano, quelle che sono le parole che... Che restano in un libro come questo quelle che sono le intenzioni di chi questo libro l'ha scritto come in questo caso eh, Nicola tutto quello che ruota attorno al giornalismo di Nelly Blaie da cui poi si parte però è la questione femminile ora io da donna vedete che anche qui sono in minoranza no perché ne sono due uomini e io sono una, sono una quindi già anche qui c'è discriminazione c'è anche... anche Nelly che sta da questa parte ovviamente ci ho messo anche vedi la seduta a qualcosa giusto Bravo, questo mi, mi hai gabbato. Um, a parte Nelly che non può parlare, ma eh, parlerò, pa parlerò io per lei un po' e soprattutto poi parlerà Nicola per lei che, che l'ha psicanalizzata in questo caso, c'è la questione femminile. Lei parte da lì, no? la orphan girl eh, si è firmata tra l'altro un grandissimo coraggio, insomma lei non ha avuto quell'istruzione che eh, possiamo pensare anche se se riflettiamo su un certo tipo di professione, appunto vocazione, come, come è stato detto, il giornalismo, mm, ma lei deve pensare che il lavoro per le donne non c'è, quando c'è è di un certo tipo, soprattutto in riferimento al giornalismo, no? la rubrica di giardinaggio, cucina, moda, che ogni tanto cercano di affibbiare anche a me, no? butta la lì, ma vuoi fare un No, è perché se non ci ti imponi eh, va a finire che poi... Eh, parli di, di moda e al di là del fatto che io non sappia accoppiare neanche i colori è per questo che mi vesto sempre di nero non potete affibbiarmi una cosa che non voglio fare però ci provano anche oggi comunque quindi non, è tan non siamo tanto cambiati forse però per quanto riguarda la retribuzione beh sì insomma non, non ci possiamo lamentare più o meno comunque eh, lei tocca uno dei punti cruciali e ancora una volta si pone da donna e questa è la cosa più pericolosa, ancora più del fatto che tocca certe tematiche. Lei è una donna, perché a un certo punto si dice anche questo, che mi ha fatto pensare un po' a, a quello che poi diceva Oriana Fallaci del. Um, del giornalismo, dell'approccio del giornalista, eh, le sue domande sono dirette, indecenti, scorrette e soprattutto è una donna a farle, che è questa la vera notizia prima ancora dell'intervista stessa, è una donna a farle. Ecco, questo in realtà è un, è un tema sempre molto attuale, no? quello che riguarda le donne, però la cosa bella che forse oggi paradossalmente non si verifica quasi più è che lei mette da parte, e questo come approccio professionale di vita, mette da parte tutto quello che è il buonismo o le cose accademiche di maniera e formali. Cioè lei si butta dentro le cose, guarda luci, ombre, le analizza riportandole su carta e le scrive, Facendo però un'analisi molto lucida di quelli che sono i fatti, lei si scaglia contro, si scaglia contro comunque, è contro anche le eh, new women, diciamo così, di, di forma e di maniera, no? Un po' come eh, quando, diciamo così, quando si dicono, eh vabbè è facile fare la, la rivoluzione se sei un figlio di papà, no? Che, che, giustamente. E lei si pone come quella che, caspita, io ho passato una vita di questo tipo, io... Me, la sono, me lo sono sudato questo posto, io so cosa vuol dire combattere davvero per certi ideali, ma perché poi si riscontrano nella realtà, non sono chiacchiere le sue, sono chiacchiere abbinate sempre ai fatti. Di fatti, scusate il gioco di parole. Eh, Meden ha capito una cosa: dice: Elizabeth spariglia le carte, prende le difese delle donne, ma critica le New Women. Risponde punto per punto a Wilson con buon senso e argomenti concreti. Questo per quanto riguardava la questione delle donne: cioè lei, il suo non era mai una chiamiamola anche in certi momenti polemica, di maniera, lei andava nei fatti, nel concreto, tutto quello che era la vera battaglia, sia da parte delle donne operaie, cioè lei si immergeva, lei è andata appunto a fare questa inchiesta che poi è una delle più famose, per cui è stata insomma più, più famosa, quella appunto al manicomio, lei si è finta pazza, è entrata nel manicomio, cioè è rimasta 15 giorni, giusto? Una quindicina di giorni, 10 giorni. E caspita, ha riportato delle cose vere e, e, e si è battuta per cercare, insomma, di... Ehm di portare alla luce le, le, le brutture no? di, di questo manicomio, di queste donne che per lo più non erano pazze davvero, ma magari chi sapeva poco l'inglese, cioè chi non aveva un, un approccio no, alla lingua comunicativa normale o aveva altre problematiche che non c'entravano niente con la follia o con la pazzia. Viene da una donna tutto questo. Quindi quello che un po' mi viene forse anche da chiedere a Nicola a questo punto è al di là del fatto che, come diceva prima Marino, la storia di Nelly è unica, è perché è una figura unica e forse ehm, è giusto che resti tale, ma di donne così pochine oggi, intendo dire, un giornalismo di questo tipo, molto anche schietto, diretto, che non bada tanto a certe forme, no? di, appunto, di maniera, ma che va alla sostanza, anche da parte del pubblico femminile, quindi faccio quella che da donna critica o cerca di criticare o la butta là, magari si vede poco. Ma intanto grazie a tutti voi. È una domanda abbastanza insidiosa. <ride> Però secondo me il tema è... non si può ridurre solo come dire, a una questione di genere, nel senso che... Purtroppo c'è un giornalismo che ha un po' perso il suo smalto, diciamo così, e l'ha perso perché forse in, uh, ha rotto in alcuni casi molto spesso il rapporto tra verità e racconto e quindi il rapporto di fiducia con il lettore. V vorrei farvi un esempio un po' più... più più calzante. Perché Nelly è interessante? Perché Nelly ci parla oggi secondo me? Perché, almeno quello che ho voluto scrivere io nel libro, perché Nelly ci dice una cosa, se tu entri dentro un fatto e lo racconti e fai capire al lettore che stai raccontando quel fatto e non lo racconti immaginando a chi giova, a chi non giova, è utile, non è utile, è opportuno, lo racconti, poi con i limiti del tuo racconto, perché lì stai sempre tu raccontando, quindi non è una verità oggettiva, come diceva Giulia, è una, una verità che passa di bocca in bocca, però se il lettore sa che tu sei un po' il suo occhio, con tutti i limiti di un occhio, il lettore si fida di te. E a quel punto si crea un circolo virtuoso per cui tu vuoi rafforzare quella fiducia e continui su quella strada. E il lettore ti segue su, su, quella, su, su quella strada lì. Oggi è sicuramente molto più complicato, sarebbe molto semplicistico dire ah, eh, quello, era, quello era il giornalismo. Ci sono state tante stagioni di giornalismo interessante e, e di giornalismo autentico. Oggi c'è un problema secondo me anche un po' più di, 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 di struttura perché eh, sono, stanno, si stanno sbriciolando tutti i corpi intermedi, il giornalismo è un corpo intermedio perché appunto è un, è, un, è un medium, un medium anzi per essere più autentici, perché si sovrappone tra un fatto e una persona che come dire, viene a sapere di quel fatto lì. Quindi... Eh, Secondo me la questione femminile in questo caso è, è, va, va rilevata verso Nelly, perché Nelly ha doppio coraggio. Perché, perché nessun uomo aveva fatto un'inchiesta su un manicomio di New York di quel tipo, con quel successo? Perché quella era una cosa che succede sempre nelle redazioni, eh, dimmi Marino se sbaglio, ci sono degli argomenti, che secondo me, l'ho visto anch'io nella mia esperienza di lavoro, vengono spesso portati in redazione, dice ma ci sarebbe da fare l'inchiesta sul manicomio, Eh, ma l'inchiesta sarebbe spettacolare, però oggi che ci abbiamo? Vabbè, oggi abbiamo allora la notizia che viene di esteri, abbiamo il dibattito politico, abbiamo l'ospite che arriva, abbiamo lo scritto. Vabbè, questa la rimandiamo, questa la rimandiamo, questa la rimandiamo. E viene rimandata sempre perché non, un, non si sentiva un'urgenza. In realtà perché Pulitzer le dà l'ok? Okay? Non solo per una questione, come dire, tra virgolette, etica, ma per una questione molto più banale di cucina. Avevano paura che lei lo facesse con un giornale concorrente. Tant'è che le danno dei soldi per non fare nulla, per stare ferma. Quindi capite bene come, come, qual è il, anche la struttura, l'industria, chiamiamola così, dell'informazione. Ha anche delle logiche che, che spesso ci sfuggono e nonostante queste logiche Nelly riesce a imporre il suo punto di vista. Un altro elemento molto interessante è che... Sia Marino che Giulia eh, hanno, hanno colto, e che secondo me è interessante, che, è interessante sviluppare, è quella del pubblico, il pubblico nuovo. Nelly è una persona che ha capito il mercato, scusate il nome, una cosa un po' brutale, dell'informazione all'interno della quale deve lavorare. Perché quando lei si propone, dopo, aver, dopo lei va a New York tre mesi nessuno la ascolta, dopodiché decide io aspetto nello studio del direttore del World finché non mi riceve, cinque minuti me li deve dare, già questa azione per una donna del 1887 è una cosa assolutamente fuori di ogni codice, lo fa. Il direttore a quel punto è costretta a riceverla anche con un certo imbarazzo, e lei propone due, due inchieste possibili. Dice, scegliete o l'inchiesta nel manicomio o udite bene è interessante, mi mandate in Inghilterra e mi fate tornare con un piroscafo in terza classe. Io mi travesto da immigrato europeo, da immigrato. e io racconto che cosa succede in questi viaggi. Vi, vi, vi ricorda qualcosa questo? Cioè mi travesto da immigrato. Che cosa aveva capito Nelly? Due cose. Uno, che c'era un pubblico nuovo, che erano immigrati. E New York dal 1850 ai primi del Novecento si trasforma completamente da un punto di vista demografico, passa da circa 500.000 persone, 600.000 a 3 milioni di persone e la maggior parte di loro sono immigrati. Pulitzer ha capito che c'era bisogno di un giornale per questo pubblico, perché molti di loro sapevano leggere, sapevano, avevano fame di notizie, di intrattenimento. Lei ha capito che quello era l'amo giusto e infatti due, queste due eh, ipotesi lasciano assolutamente stupiti sia Pulitzer che Cockrell, che è il suo direttore. Quindi, Nelly non è soltanto, e secondo me è interessante per questo, non è soltanto una brava, cioè una donna che rompe gli schemi. È una brava giornalista, sa dove sta la notizia e non ha il problema di porsi la, la, la notizia, la, la devo dare in un modo, nell'altro, eccetera. La dà, punto, finito. Quindi questo secondo me è, è un tema che rende interessante il, 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 la storia di Nelli. Un'altra cosa che io penso sia, sia molto importante, anche, e anche per me è stato molto difficile l'altra sfida è quella di provare ad entrare anche dentro come dire far, cercare di, di raccontare cosa poteva succedere nel cuore di Nelli anche da uomo perché non è, non è facile il corsivo innanzitutto il corsivo perché secondo me è importante in, una, in un ibrido un po' come questo libro essere onesti e dichiarare in maniera molto precisa dove, dove, dove inizia e dove finisce la vita di una persona e dove c'è invece un po' lo scavo. Dove c'è lo scavo, io ho scelto per esempio la seconda persona, è proprio un dialogo con, con lei e con le sue paure, con le sue speranze, con le sue delusioni, con questa sua forza, una forza che il più delle volte però, come succede a tutti noi, ogni volta che noi troviamo una persona determinata, una persona che riesce, che, che ha, come dire, ha, dà l'impressione di tenere un po', di, di, di sfidare il mondo, noi direttamente diciamo, ah, quella è una persona forte. E azzeriamo tutto quello che c'è dentro, Tutte le paure, tutte le, le, le indeterminazioni che sono dietro quella forza. Ecco, Nelly era così. Era una persona che, nel suo, anche nei, nei suoi rapporti interpersonali, non era una persona facile, perché era una persona di, anche di grande emotività. Ho voluto, ho provato a ragionare anche su questo, a raccontare questo aspetto qui. Perché la sua storia, io me ne sono accorto quando la prima volta che l'ho incrociata proprio per il programma Per Vide che Non Sono la Tua di Radio 3, è interessante anche proprio per questa continua contraddizione, no? successo, ca successo caduta, successo caduta, ma soprattutto questa sua irrequietezza, questa sua instabilità, questa sua un po' come il padre no? che, aveva, che aveva tutto, no ma adesso ci trasferiamo perché dobbiamo stare fermi, non è possibile. ecco. E questa irrequietezza è anche l'irrequietezza di un mondo, secondo me, non so se anche voi siete d'accordo, sì. è, è quel mondo in cui nascono queste storie, non è un caso, non voglio fare il complottista, però non è un caso che... perché. Ci ho messo dentro Carnegie, Rockefeller, perché sono tutti sono persone che hanno un po' una storia simile alla sua, però in quanto maschi hanno delle occasioni molto più grandi, molto più, più enormi, più nitide. Che cosa succede? Eh, è quello che lei dice. Lei dice: A un certo punto in, nel suo primo articolo, quello appunto: Il rompicapo delle ragazze, dice: Ma Mettiamoli alla prova queste nostre ragazze, ma facciamoli fare dei lavori così come li facciamo fare ai maschi. Ma non è che pretendeva lavori di. Facciamoli fare il fattorino. Perché una donna non può fare il fattorino? Ma lei lo, lo chiedeva perché sapeva perfettamente che grandi fortune uomini avevano fatto la grande fortuna partendo facendo il fattorino, cioè. facendo il segretario. Lei poi ha, ha sempre queste sue come dire, iperboli, facciamoli guidare i treni. Per, per, oggi ridiamo, ma voi quando pensate a un pilota d'aereo pensate ancora a una donna? No, pensate a un, uomo, a un macchinista. Assisti, eh, cioè. Pensate a un macchinista, è incredibile. Perché abbiamo già la parola al femminile. E è femminile. Cioè, non dovremmo fare la riforma del vocabolario: di una macchinista. No? È un caso rarissimo. Gaboldrini sarebbe già contento, <ride> no, ce non avremmo problemi. Appunto, e quindi. Lei, lei a 21 anni, viene da una, da una situazione rurale, campagna, ha già assolutamente individuato qual è il punto, qual è il tema. Dice a un certo punto, se io, io non voglio più essere dipendente da un uomo, e come, posso, come può una donna non essere dipendente da un uomo se ha un lavoro? Semplice. Lo dicevo l'altra volta a Loredana su, eh, quando abbiamo fatto una puntata di Fahrenheit. Margaret Atwood nel libro eh, Il racconto dell'ancella, che racconta un mondo distopico, una specie di, di fantascienza, in cui c'è una società che a un certo punto decide di svuotare di ruolo le donne, e di renderle oggetto soltanto di procreazione e punto. Qual è la prima legge che viene fatta in questo nuovo governo, in questa nuova società? Scritto da Latrude nel 1985, quindi cento anni dopo l'articolo di Nelly Bly. La prima disposizione è tutte le donne non possono più lavorare. Uno, due... Tutte le donne non possono avere più beni di loro proprietà. E' esemplare, era quello che con, eh, criticava, contestava Nelly al, a Erasmus Wilson, all'editorialista editor, all del Dispatch che aveva appunto questa visione vittoriana per cui le donne dovevano essere nel perimetro, vivere nel perimetro familiare, poi lei diventerà una grandissima amica di, di, di Wilson perché si creerà un, un rapporto al di là della, della questione professionale, vabbè ma questa è una parentesi. E quindi ha colto perfettamente il tema, aveva soltanto 21 anni, non aveva finito, aveva fatto quelle che noi possiamo definire le scuole medie, sapeva leggere, sapeva scrivere, leggeva molto, avrebbe voluto fare l'insegnante. Non è stato permesso per motivi, lo troverete nel libro e quindi, questo, secondo me, mi sembra un altro punto che rende che, 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 che fa parlare Nelli anche ad oggi. E la guerra. Beh, io ho trovato. Perdonatemi se ma ve lo devo leggere, posso? Lia mia è casa mia. Vi leggo questo, eh, non l'ho scritto io, eh. ve l'ho scritto io, non l'ho scritto io, lo scrive Nelli. Pensate alle notizie di, di ieri, dell'altro giorno, dei droni, eccetera. Siamo sul fronte orientale, eh. Nelli scrive, ogni cannone a turno sparava un colpo dopo l'altro, ma pur osservando con grande attenzione riuscì a vedere soltanto un frammento marrone simile a carta, cadere di nuovo a terra. Chi uccidono, cosa uccidono, non lo sanno. Arriva l'ordine di sparare in una certa direzione e una determinata distanza. 340 metri, li ho sentiti dire. Di nuovo 250. Così gli uomini uccidono senza emozione. Non assistono ai risultati. E dunque uccidere risulta meno arduo. Ora, questa è, un, è una donna che si è catapultata dentro una guerra che era diversa da tutte le guerre di cui aveva sentito parlare, da, della guerra civile, cioè che aveva un, poten un potenziale di violenza e di tecnologia legata alla violenza, mostruoso, e coglie perfettamente un punto, si uccide se si disumanizza, se io penso soltanto a un nemico astratto e non lo vedo, vi ricordate tanti, qualche anno fa c'era il dibattito sui droni che venivano guidati, teleguidati negli Stati Uniti. E bombardavano, quindi c'era una persona che un ufficiale, un soldato che come un videogioco, e, gli, gli, e poi se ne torna a casa con la valigetta. Lei aveva capito questo tema e questo secondo me è un, è, è, è un altro come dire, stimolo a farci capire quanto questa donna parla all'oggi. e Un'ultima cosa, e poi ho chiuso, il tempo in cui vive Nelli è il nostro tempo. È un tempo in cui vive Nelli in cui le distanze si accorciano è tutto più veloce, le comunicazioni diventano molto più facili e rapide e assomiglia molto al nostro. Io penso che loro avevano quella stessa sensazione di mondo più piccolo, i flussi migratori erano molto più cioè hanno proprio un'accelerata, tutti si muovono. Qual è la differenza rispetto almeno secondo me ad oggi? È che loro in quel tempo avevano una grandissima fiducia nel progresso, nella scienza, nella potenzialità, nel fatto che si, bisognava cavalcare questa energia. Una fiducia che pagheranno cara perché tutta questa quest ondata si scontrerà come se ci fosse un muro enorme, con la prima guerra mondiale, con l'orrore della prima guerra mondiale, come un andare a sbattere, però con grandissima fiducia. Noi oggi viviamo la stessa cosa, invece, dominati dalla paura, dominati dall'incertezza, dominati dal fatto e dalla domanda che ci poniamo ogni giorno: tutta questa tecnica, tutta questa velocità, tutta questa robotica. Dove finiremo noi? Dove finirà il lavoro? Dove finirà la nostra libertà? Ecco, secondo me questa è una domanda sulla quale eh, dobbiamo come dire, fermarci e riflettere per capire, sia per goderci la storia di Nelly Bly, ma anche per ritrovare il senso del, del nostro essere in questo tempo. Grazie a tutti. Abbiamo finito, sì, arrivano gli altri. Secondo uno studio dentistico, <ride> no, grazie molte. Ringraziamo molto Nicola che ci ha dato questo libro. Io ringrazio Giulia che mi ha illuminato anche prima di salire, come ha rivelato sì. con alcune osservazioni. Nuove e vi invito davvero alla lettura perché è molto, oltre che istru insomma, istruttivo, da questo punto di vista. È anche proprio be una bellissima storia. Una, sì. un romanzo di una vita. Quelle biografie più o meno romanzate che ci aprono squarci proprio sorprendenti. Grazie, Grazie. Grazie a tutti. Bene, uh, ancora 5 minuti di pazienza. Bene, eh, dunque, io mi scuso subito per il telefonino che tengo acceso, ma soltanto perché il relatore che sta arrivando ha il mio numero di telefono. Non è mia abitudine, non appena diventeremo due questo telefonino verrà silenziato. Ecco. E quindi può anche darsi che io debba fermarmi un attimo per... Spero di no. Allora, grazie per essere venuti. La colgo come un segno di attenzione eh, non alle persone che devono parlarvi, ma al tema, e cioè democrazia ed eguaglianza, declinato nel contesto oh, scolastico, evidentemente. Democrazia ed eguaglianza che dà sicuramente l'idea anche di uno oh, scopo che In linea generale è sicuramente condiviso, cioè che co a cosa dovrebbe mai servire la scuola se non a rafforzare, fornendo le basi indispensabili per le pratiche di democrazia e di uguaglianza che dovrebbero contribuire, sembra quasi un discorso da uh, assemblea costituente, uh, noi insegnanti in quest'anno abbiamo lavorato molto sui. Sulle origini della Costituzione io personalmente ne ho colto l'occasione per leggermi i dibattiti parlamentari eh, che portarono poi alla Costituzione e quindi le intenzioni con cui certe parole sono state inserite nella Costituzione. Ecco, in un discorso teoricamente costituente tutto questo dovrebbe servire a produrre una società dinamicamente più democratica e con maggiore uguaglianza, maggiore uguaglianza ovviamente materiale, non soltanto formale. Allora io inizio con un cortocircuito che ho realizzato un'oretta fa. Noi invitati a questo festival siamo stati accolti anche da un messaggio di Papa Francesco, io dico subito, non sono cristiano. Ma in termini assolutamente laici leggo spesso con interesse, perché sono vincolato soltanto ai contenuti, non avendo ragioni di fede per essere vincolato anche all'attore di questi contenuti, leggo spesso con interesse oh, i discorsi, gli scritti soprattutto, perché sono quelli che rimangono dell'attuale pontefice. Come è giusto che sia, ha scritto un testo per i giornalisti invitati sul tema fake news e giornalismo di pace. In cui fondamentalmente, riuscendo anche a non cadere nel banale, eh, connette il mestiere del giornalista come colui che produce informazione al tema della verità, cioè l'informazione deve contenere un nucleo di verità, leggo una, una sola frase di questo, uh, di questo discorso che um, probabilmente trovate nei vari luoghi in forma di depliant, dai frutti possiamo distinguere la verità dagli enunciati. E questo sembra un'altra di quelle affermazioni di principio che chiunque potrebbe condividere. Ecco, contemporaneamente... Uh, Stamattina è stato diffuso. Io l'ho visto via Twitter un video in cui si riconoscono degli elicotteri italiani, degli elicotteri prodotti dalla Leonardo che ha assorbito l'Augusta, nel bombardamento di Afrin. Sono elicotteri che abbiamo venduto al governo turco, che il governo turco ha usato per bombardare la popolazione civile di Afrin. Afrin è quella città curda della quale. Tutti quanti si sono accorti, tutti i media si sono accorti, uh, a rovine fumanti però. I kurdi andavano bene quando combattevano l'Isis, poi improvvisamente non c'entravano più, adesso una volta finita la battaglia di Afrin è molto facile uh, tornarci sopra, vabbè. Allora, qual è il cortocircuito che mi è scattato? È uh, un articolo pubblicato, un'intervista pubblicata lo scorso anno su Tecnica della Scuola a un docente di un istituto tecnologico laziale, non è importante sapere quale. Il quale, mh, in un ciclo di interventi pro e contro l'alternanza scuola-lavoro, difende l'alternanza scuola-lavoro e cita come uh, rilevante uno stage ma leggo le sue parole, ritengo molto importante decine di stage fatti presso le principali aziende aeronautiche italiane come Augusta Westland, Air Macchi, oggi, oggi entrambi Leonardo, Piaggio Air Indus, Maxi Aviation e molte altre, uh, anche se in questo periodo è più complicato entrare in queste realtà più importanti. Per due settimane tutti gli studenti delle classi quarti si cimentano con le principali tecniche di manutenzione, montaggio e riparazione di componenti aeronautici, uh, eccetera, eccetera. E cioè, noi abbiamo una scuola che insegna agli studenti la manutenzione, il montaggio, la produzione di elicotteri da guerra. Senza insegnare agli studenti una valutazione critica sullo scopo, è un'arma da guerra. La nostra Costituzione non conterrebbe un articolo che direbbe forse il contrario. Cioè, sarebbe anche da mettere in discussione se sia lecito produrre elicotteri da guerra in uno Stato che ripudia la guerra. Ma agli, stu agli studenti noi dobbiamo insegnare una tecnica di costruzione senza alcun percorso etico, senza alcuno strumento di controllo sulla destinazione di questi elicotteri, senza fornirgli gli strumenti che gli permettano di sentirsi o non sentirsi corresponsabili del fatto che l'arma da guerra che la scuola gli ha fatto manutenere, pulire eccetera, sta bombardando delle popolazioni civili. Eh, può sembrare un'esagerazione, ma se questo è il tipo di didattica finalizzata semplicemente allo scopo. Ci sono 200 ore, no, è un professionale, quindi sono 400 ore, l'equivalente di due materie di due ore l'anno per tutto il triennio che sono finalizzate a quella roba, bisogna compilare 400 ore, oh, non importa se te le facciamo fare da McDonald's piuttosto che da Zara, piuttosto che da Leonardo, so, sono tutte aziende coinvolte in progetti col Ministero, cioè dietro questa attività c'è un accordo delle aziende col Ministero. Per inciso, oh, l'aeronautica militare, anche prima della... Mh, dell'alternanza scuola lavoro aveva uh, concordato e faceva effettuare stagio di studenti, Prome all'epoca promettendo il posto di lavoro per i migliori nelle proprie aziende. Adesso l'alternanza scuola lavoro non si occupa più in realtà di occupazione ma di occupabilità. Occupabilità vuol dire che noi ti garantiamo che tu sai fare questo lavoro sugli elicotteri, che poi tu trovi lavoro presso di noi, questo è un altro paio di maniche perché non te lo prescriviamo. Ma voglio dire, se questo è il tipo di didattica e quindi questo è il tipo di studente che viene prodotto, che è lo studente che deve saper fare ma non si chiede se quello che fa è giusto o no, allora non è lo stesso che dire a uno studente, quello è un albero, chiediti quante librerie posso fare da quell'albero, ma noi non ti diamo alcuno strumento per decidere se quell'albero è giusto che diventi una libreria o se è bene che rimanga su quel territorio. Questa è una diga, ti insegniamo a costruirla, ma non ti diamo alcuno strumento per interrogarti sul fatto che quella diga può essere una diga che affama una popolazione perché devasta un territorio oppure una diga che fa bene, ma questo non è un problema tuo, tu devi soltanto saperlo costruire. E cioè quell'approccio puramente tecnico col mondo che preclude a qualunque capacità di giudizio critico perché effettivamente il giudizio critico non è previsto. Ecco, questo cortocircuito io lo inserisco nello stato attuale della scuola italiana. Uno stato attuale della scuola italiana nel quale sta diventando sempre più evidente la distinzione tra scuole di serie A e scuole di serie B. Uh, sempre più evidente nel senso che non è mai cessata questa distinzione. In Italia per un periodo relativamente breve c'è stata una forbice della disuguaglianza sociale che si è ri, ristretta, non si è chiusa, si è ristretta, soprattutto grazie al contributo scolastico, ma poi fuori dalla scuola questa forbice si è sempre allargata. Bisogna sempre tenere presente che l'Italia è seconda solo alla Gran Bretagna, nel novero dei paesi Oxe, quindi non solo dei paesi ufficialmente occidentali, ma di quei paesi collegate all'Occidente, so. dentro l'Ocse ci sono anche Cile e Israele, che non ci verrebbe immediato da definire paesi, tra virgolette, occidentali. Ecco, in un overo allargato di paesi l'Italia è seconda solo alla Gran Bretagna per rigidità sociale. Cioè l'Italia è, dopo la Gran Bretagna, il paese nel quale è più probabile che tu nella tua vita vada a occupare esattamente quel settore sociale che occupavano i tuoi genitori. Ci sono professioni in Italia come il notaio e l'ingegnere, il cui traino sociale è del 60%. Cioè, se tuo padre è notaio, tu hai il 60% di possibilità di fare il liceo classico, iscriverti a giurisprudenza, probabilmente dare gli esami con eh, quei docenti che il sabato sera vengono a giocare a buraco a casa di tuo padre diventerai notaio, farai il praticantato eh, nello studio di tuo padre e quando tuo padre andrà in pensione benissimo è arrivato il secondo relatore, grazie Cristian, quando tuo padre andrà in pensione chiamerai uno scalpellino che probabilmente è figlio di lavoratori manuali, e ha fatto magari l'istituto tecnico, che scalpellerà sulla targa e figli accanto al, titolo, al nome dello studio di tuo padre. Ecco, in questo contesto, ti lascio tirare il fiato 5 minuti. Uh, il divario tra licei di serie A e licei di serie B, in teoria sarebbero tutti licei, tranne i professionali, che non è solo un divario tra i licei classici e scientifici e gli altri istituti, ma anche tra certi licei classici e altri. Quelli poniamo del centro rispetto a quelli delle periferie, quelle delle città rispetto a quelli delle province. Ecco, tutte le varie gradazioni del divario sociale in questi anni si sono allargate. C'è un libro di inchiesta che sia io che Christian abbiamo citato più volte nei nostri scritti, sulla scuola di classe, che è un'inchiesta sull'orientamento, che dimostra, numeri alla mano. Che l'orientamento invece di funzionare come in teoria dovrebbe, cioè dire a uno studente quali sono le tue attitudini, posto che a 13 anni si possano davvero capire in modo determinante le attitudini per una vita, in realtà non fa altro che smazzare una distinzione che corrisponde alla distinzione sociale, cioè l'orientamento in realtà è già un tornello che dice tu al classico, tu al tecnico, professionale, perché questo è la tua, uh, il tuo strato sociale di appartenenza. Bene? Forse qualcuno dice che non ci sono più le classi sociali di una volta, ma gli strat la stratificazione, la segmentazione sociale è molto più complessa, ma è comunque gerarchicizzata e uno dei criteri di questa gerarchia è anche questa divisione che già scatta 13 anni e che poi riallarga questa forbice da cui poi alcuni apparenti scandali su delle, dei report oxe che in realtà non fanno altro che fotografare cose che peraltro nei report oxe erano scritti anche, anche nel passato. Ce n'è stato uno recentemente, che lo scorso anno, che ha suscitato un grande scalpore ma allora la, italiana, la, scuola, la società italiana, la disuguaglianza si è riallargata io ricordo di aver risposto citando un'inchiesta dell'Ocse con apposito grafico uh, che era del 2011 e lo diceva già. Questo serve anche a lanciare un altro tema, poi mi fermo e do la parola a Cristian. Se nomino Cristian sono le campane, qualcosa vorrà dire. Uh, un altro tema, visto il contesto in cui ci troviamo, e cioè che alla situazione di crisi della scuola corrisponde anche una crisi dell'informazione sulla scuola. La cosa che vi stavo citando è la punta dell'iceberg di una situazione tale per cui i... la stampa, quando si occupa di scuola, non lo fa in maniera approfondita. Se viene pubblicato un rapporto OXE, del rapporto OXE viene riassunto nell'articolo di giornale, in genere il riassunto per la stampa. Se qualche giornalista avesse aperto quel rapporto del 2011 andando al di là del dato iniziale, avrebbe già avrebbe pubblicato oh, sei anni fa, sette anni fa, quell'informazione che viene fuori nel 2017. Questo anche perché l'Ocse non fa rilevazioni tutti gli anni. L'Ocse fa una rilevazione ogni quattro anni e poi nei, tre, nei quattro anni successivi elabora progressivamente i dati. Il che vuol dire che ogni volta che viene pubblicato un rapporto Ocse bisogna anche andare a vedere a quale anno di rilevazione è riferito. Ma voi probabilmente leggendo i giornali avete l'impressione che l'Ocse ogni anno faccia un rapporto e ogni anno dica, uh, dica, dica cose nuove uh, sull'argomento. Ecco, queste cose che vi ho detto danno già il segnale di una crisi. Della scuola come oh, luogo in cui la democrazia e l'uguaglianza sono praticate per una società più libera e democratica, avrei fatto finire anche soltanto con Girolamo. ma Tanto era come dire, molte delle cose che dico le condivido. Mi dispiace, scusate per il ritardo, era una questione di salute e. Mh, io mi ricollegavo in realtà a quello che diceva Girolamo e provavo ad allargare, e mi faceva sempre un po' strano che in fondo io e Girolamo siamo due insegnanti di liceo, di filosofia e storia entrambi e che ci siamo messi a occuparci di politiche dell'educazione, un po' credo, insomma non so se, 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 se insinuo una motivazione così, perché non ne potevamo più nel senso che eh, ci rendevamo conto che c'era un vuoto di elaborazione politica, non c'erano critici, non c'erano professori universitari, non c'erano giornalisti, non c'erano politici, non c'erano sindacalisti che facessero questo lavoro eh, di elaborazione critica dei dati, delle pratiche, eh, della retorica, delle leggi delle ideologie in qualche modo che in questi anni hanno informato, plasmato, sono penetrate veramente all'interno delle singole circolari, nelle chiacchiere dei consigli di istituto, nei manuali scolastici, negli articoletti dei giornali, nei pamphlet. Quindi a un certo punto ci siamo resi conto che effettivamente quello che era stato come dire, un territorio libero, cioè il discorso sulla scuola, con i suoi conflitti, ovviamente, con idee di scuola anche molto diverse, che spesso appartenevano, come dire, a pedagogie diverse e che, però, in qualche modo rientravano. In un ambito che era l'ambito costituzionale e quindi l'articolo 3, l'articolo 34, la scuola aperta, libera, gratuita, laica e una scuola che in qualche modo promuova il pieno sviluppo della persona in un ideale di uguaglianza, in un orizzonte di uguaglianza, quella roba lì che era l'orizzonte comune in cui pensavamo di muoverci come insegnanti, come intellettuali, anche come filosofi e in qualche modo come storici, quell'orizzonte lì non era più scontato. Questa è stata mh, probabilmente una un'agnizione, una presa di coscienza eh, graduale, ma è stata tanto graduale quanto intensa, nel senso a un certo punto abbiamo dovuto guardare in faccia il volto di Medusa perché il volto di Medusa era rifratto in tante facce diverse dove ci giravamo ci giravamo. E quindi abbiamo dovuto cominciare a discutere, di cercare di, 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 di fare una critica al concetto di meritocrazia, provare a fare una critica al concetto di competenze, provare a, come giustamente raccontava Girolamo, a fare un'analisi un dei dati, una controanalisi dei dati fattuali, a provare a mettere in discussione delle cose che sono in qualche modo ormai date per scontate. Eh, l'idea che per esempio appunto il consiglio di orientamento in terza media possa fare quell'opera di selezione tra chi ha eh, più capacità e chi ha meno capacità e spesso queste capacità sono date dal contesto sociale, economico e culturale. Il punto non, a un certo punto io mi sono reso conto probabilmente appunto anche Girola ma anche pochi altri in realtà in Italia, eh, il punto è che mentre Fino a un certo punto cercavamo di mettere insieme un orizzonte teorico ideale che pensavamo di condividere e poi la prassi di una scuola che invece andava da un'altra parte, che appunto costruiva un, 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 tutta un, una struttura ideologica su, su, sulle competenze, sugli invalsi, e fino appunto ad arrivare all'alternanza scuola-lavoro e tutto l'impianto della 107, però diciamo beh, però. Come dire, ci sono appunto delle spinte che vanno in quella direzione, però in qualche modo il cuore ideale della scuola pulsa in mille resistenze in un altro modo. A un certo punto questo cuore è stato invece come dire, fatto pulsare o comunque costretto a, a, ad, altri, a, a, ad altri battiti, cioè a un certo punto è stata proprio messa in discussione l'idea che ci. Che l'uguaglianza sia un valore a scuola. È stato messo in discussione il cardine, in qualche modo, del, del, il, la, la motivazione centrale per cui noi entriamo in classe, per cui stiamo otto ore a, 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 a ascoltare i consigli eh, i, di classe, i collegi dei docenti, in cui prepariamo i programmi, in cui ci formiamo d'estate, cioè l'idea che ci sia un'uguaglianza, che chi parte svantaggiato in mille modi diversi è. Eh, appunto perché ha una famiglia alle spalle che non lo sostiene, perché ha una disabilità, perché ha un deficit cognitivo, perché è più ribelle, perché abita più lontano da scuola, perché è più svogliato, insomma tutte, tutti i motivi per cui appunto a scuola un po' si rimane indietro, quella cosa lì non era più vista come il problema centrale e quindi invece si è cominciata, a, a, noi abbiamo dovuto cominciare ad affrontare una, un grande discorso retorico su... Eh, la selezione che è diventato appunto un, un, un cardine di, di questa nuova ideologia, la competizione, la meritocrazia, l'elogio dei primi della classe, l'eccellenza. E quindi era molto difficile da scardinare questa cosa, perché questa cosa entra a, fa, a far parte a un certo punto entrava a far parte del tessuto pedagogico. Cioè nel senso i, i ragazzi stessi. In qualche modo parlano di eccellenza. A me ha fatto molta impressione quando c'è stato del valore dell'eccellenza che viene prima del valore dell'uguaglianza. E non è così, ma non è così. Ma, come dire, non perché noi siamo degli, degli strani idealisti, io e Girolamo di Michele, ma perché non è così nel dettato costituzionale, perché non è così nei programmi, perché per fortuna, come dire, non è così nelle cose che insegniamo, perché appunto ancora insegniamo. Galileo Galilei o Nietzsche, non insegniamo Steve Jobs o Sergey G. Brin. Cioè nel senso che ancora per fortuna i programmi in qualche modo vanno in una direzione. La scienza democratica di Galileo, l'idea, appunto del pensiero del sospetto di Nietzsche. E dico questo e poi ti ripasso subito la palla, mi ha fatto molta impressione certe volte quanto. Come dire, questo discorso sull'eccellenza, sulla competizione, sulla meritocrazia, poi penetra all'interno dell'ideologia anche dei ragazzi, che noi pensiamo più impermeabili a tutto questo, non sta soltanto nei consulenti economici del ministero, non passa soltanto appunto tramite il ministero, poi ai presidi, ai commissari e via via, agli insegnanti, arriva a un certo punto anche ai ragazzi. Mi faceva abbastanza impressione quando, forse vi ricordate, qualche mese fa c'era stata quella piccola notizia che al Liceo Visconti a Roma nel, c'era il documento di autovalutazione della scuola che in qualche modo proclamava la qualità della scuola mh, migliore delle altre perché non c'erano disabili, non c'erano stranieri ed era una scuola bene così e quindi invitava a partire da questi valori in qualche modo di... Esclusività a eh, portare i propri figli, a, a iscrivere i propri figli là dentro. I ragazzi intervistati nei giorni dopo, nei giorni successivi, in alcuni casi, dicevano: basta questa polemica, mettete in cattiva luce il buon nome della scuola. Avevano introiettato l'idea che appunto il Visconti fosse un brand e quindi il fatto che a un certo punto si potesse fare una critica a quel documento fosse come dire una critica. Che, che, un, a un brand, a un marchio e l'altra, come dire, e specularmente mi ha molto colpito qualche giorno fa, anche questo appunto come una notizia di cronaca, il suicidio della ragazza a Napoli che non, che non, che non aveva fatto... Eh, che aveva, che aveva mentito sul fatto, perché il giorno della sua laurea, che, che aveva fatto tutti gli esami della laurea, il giorno della sua laurea chiama tutti i, i, i parenti, gli amici a festeggiare. In realtà poi va sul terrazzo dell'università e si butta di sotto. Ora è brutto attribuire, anzi è scorrettissimo attribuire le motivazioni di una scelta così forte a una persona. Però forse si può invece dire qualcosa sulla sulla risposta, sulla reazione che è stata data quella persona cioè è stato detto eh, i rettori, gli insegnanti eccetera eccetera, l'università non è una gara e quindi dispiace che questa ragazza abbia, abbia sentito l'università come una gara perché già cara Giada hai hai mispercepito eh, hai avuto una percezione forviata di, di quello che è l'università il, il problema è che non è vero il problema è che la scuola e l'università è una gara e nel momento in cui uno non la regge quella gara, si butta di sotto a una terrazza. Il caso di Giada non è un caso singolare, ovviamente è un caso estremo, però appunto se, se proviamo a fare una, una teoria di eh, depressione, abbandono, tutte le varie forme di scoraggiamento, abbiamo un panorama veramente molto doloroso di quello che, che viene fuori appunto dall'interpretare l'università e la scuola soprattutto la scuola superiore ma anche prima come una gara. Sì, ecco, eh, riprendo volentieri la palla al balzo proprio da quest'ultimo tema, poi retrogisco su altre cose che hai detto. La scuola è una gara, noi abbiamo a che fare con studenti che ormai dal 2008 dal 2010 chiedo scusa uh, vengono valutati numericamente sin dalla prima elementare la reintroduzione del voto e cioè mentre da un lato la scuola è stata sottoposta a un processo di dimagrimento e cioè non c'è governo che non abbia varato dei provvedimenti che hanno ridotto il tempo scuola la buona scuola con l'alternanza scuola-lavoro, è come se avesse cancellato una materia o due materie, a seconda degli indirizzi, perché 200 ore sono tutto. Io insegno in un triennio storia per 200 ore. È come se a una classe venisse detto, va bene ragazzi, d'ora in poi voi storia non la fate più. Che poi queste 200 ore siano spalmate fra tutte le materie in modo assolutamente casuale, abbiamo trovato posto lì. Eh, ma proprio tutti quei giorni in cui ho due delle quattro ore, così è, cioè non distribuiamo democraticamente queste ore, dove capita, capita, ma questo è secondario. Ma di fatto è un'ulteriore riduzione. Contemporaneamente viene reintrodotto il voto, e qui diciamo una cosa che bisogna ricordare: la scuola elementare italiana era nei paesi di, un, di una certa consistenza, cioè prescindendo da paesi o ricchissimi o piccolissimi, tipo Lussemburgo, la città di Singapore, eh, lo stato dell'Alberta, non il Canada, lo stato dell'Alberta, cioè prescindendo da stati con scarsa popolazione e ampie risorse, la scuola italiana era seconda nel mondo soltanto alla scuola di base, soltanto alla scuola russa, era alla pari con quella ungherese e turca, questi sono i dati Oxe era superiore a quelle scuole come quella tedesca, quella svedese, che vengo, quella finlandese, che vengono presentate come modello. Vorrei ricordare che i test che sotto, a cui venivano sottoposti i bambini delle elementari, per via dello sfalsamento dell'andamento scolastico, eh, erano sottoposti a bambini tedeschi eh, che avevano sei mesi più di quelli italiani. Sei mesi significa di fatto un anno di scolarizzazione in più, che a quell'età è tanto. Eppure i bambini italiani di diciamo, terza elementare, grosso modo, rispondevano, si mostravano migliori dei bambini tedeschi di quarta elementare. Il nostro sistema scolastico di base è stato studiato e riprodotto a livello di scuola superiore in quei paesi ai quali eh, si dice dovevamo ispirarci. Paesi nei quali l'abolizione del voto arriva sino al biennio delle scuole superiori. Perché il voto insegna il bambino a concentrarsi soltanto sul numero ed è tutt'altra cosa da un giudizio descrittivo che se fatto in maniera non uh, come dire, non punitiva, punitiva, nel senso che il problema non è l'intenzione dell'insegnante, ma quello che il bambino percepisce. Ho preso il voto più basso, lui è più bravo di me. Mentre il giudizio mi dice dove ho sbagliato e, che cos, e, in cos, e dove invece ho mostrato dei punti di forza, il voto non me lo dice. E uno può dire, vabbè, ma l'insegnante è libero di lasciare il giudizio descrittivo. Chiunque sia stato nella scuola sa perfettamente che uno studente educato in questo modo, nella maggior parte dei casi, per fortuna non sempre, ma nella maggior parte dei casi, per quanto tu possa dargli il giudizio descrittivo, una tabella che ti scompone il voto, il mio voto è accompagnato da una tabella che scompone il voto in tre aspetti e ciascuno dei tre aspetti ha tre diversi elementi di valutazione, per cui il mio studente sa che ha preso otto perché ha un certo uh, giudizio sulla forma, una certa sulla capacità di sintesi, una certa sui contenuti e ciascuna domanda è accompagnata da un giudizio descrittivo e poi c'è il giudizio descrittivo finale: um, il che significa che soltanto per dare un numero io perdo un'ora con la penna in mano. Ma nella maggior parte dei casi il mio studente andrà a guardare soltanto quel voto. Eh? E me ne accorgo perché, siccome io non scrivo bene in stampatello, ogni tanto vengono fuori studenti che il quinto anno si accorgono che scrivo male. E nei due anni precedenti hanno ah a profumo. in genere non li leggo. Però è così: però questo studente viene abituato a una sorta di grande fratello. Una delle ragioni per cui la 107 ha tanto colpito la pubblica opinione. E il contesto della 107. Sulla 107 io ho tirato giù i primi nomi che mi sono venuti in mente. Hanno espresso motivate ragioni: De Mauro, Rodotà, Fraboni, Carlo Galli, persino Andrea Gavosto che è il presidente della Fondazione Agnelli. Il più delle volte dice cose che io condivido e questo è preoccupante. Preoccupante nel senso che evidentemente io o oh, oh, Cristian non diciamo cose talmente estremistiche, se una volta su due le condivide persino un signore che di mestiere presiede una fondazione Agnelli e col quale io ho più volte parlato e, in ogni, e anche quando non siamo d'accordo abbiamo un terreno comune sul quale poi divergiamo. Bene, tutte queste, queste voci, oh, ne potrei citare altre. An... lo storico Barbero, a partire dall'anno scorso, ha iniziato a dire le stesse cose. Se cercate una sua lezione sull'antica Roma in un convegno intitolato A Storia del 2017 di Barbero, trovate alla fine un suo intervento in che dice scusate posso dire 5 minuti sulla scuola e dice delle cose durissime su come è stata arrivata la scuola oggi. Bene, tutto questo è stato del tutto ignorato. si cura minimamente ok siamo messi così non si cura minimamente ormai di quello che quelli che di scuola, la scuola la fanno da una vita so De Mauro e Rodotà una volta sarebbero stati dei padri nobili, uno dei due è giunto anche a un quantomeno a una candidatura condivisa da una parte della sinistra alla presidenza della Repubblica come se non contassero niente noi abbiamo avuto nello scorso Parlamento una serie di anime belle che parlavano anche di cose belle. So, Mario Tronti, Rosaria Capacchione, Luigi Manconi, hanno votato la buona scuola senza dire beo, senza neanche alzarsi e fare un intervento dicendo beh, lo voto per disciplina ma non sarei d'accordo. Hanno alzato la mano, esattamente come hanno, come hanno alzato la mano e hanno votato il Jobs Act e la riforma costituzionale e tutto questo. Perché cito la scuola e il Jobs Act? Perché l'alternanza scuola-lavoro ha reso evidente un rapporto tra scuola e lavoro. E attenzione, qui c'è la, la prima fake news, che ne contiene già una al proprio interno. In Italia c'è disoccupazione perché la scuola non prepara il lavoro. Allora, potrei citarvi molti rapporti che dicono che due, questi due dati... Disoccupazione e scuola non hanno alcuna relazione al proprio interno, anzi, in realtà, tra coloro che, i quali fanno l'università e che quindi perdono tempo a studiare ulteriormente, come diceva un nostro ministro, la percentuale di coloro che già trovano un lavoro e già svolgono un'attività lavorativa prima di laurearsi è maggiore di quelli che uh, sono loro coetanei ma non stanno facendo l'università. Ma soprattutto è una fake news il fatto che non ci fosse rapporto tra scuola e università. Gli stage esistevano anche prima, la scuola si relazionava con la società, solo che si relazionava con la società in termini che consentivano, se ce n'era la possibilità, quantomeno di esercitare una certa autonomia critica. Adesso invece la scuola è agganciata direttamente al mondo dell'impresa. E lo si è visto negli eventi degli ultimi giorni un'impresa davanti a degli studenti che si sono rifiutati di svolgere una prestazione, con la buona motivazione che siamo tornati nella notte da uno, da uno scambio scolastico, quindi stiamo scendendo dal treno e la mattina ci tocca fare un'attività che non c'entra niente col nostro studio, per di più di domenica. Questi studenti si sono appesi al collo, al posto del badge, un cartellino che diceva più o meno non sto svolgendo un'attività scolastica e sono entrati in sciopero. Volete l'alternanza scuola-lavoro? Nel mondo del lavoro c'è lo sciopero. Il giorno dopo un dirigente di questa azienda è andata nella scuola a pretendere il 7 in condotta. Poi per fortuna qualcuno deve avergli spiegato che questa cosa non si può fare, ma la settimana dopo è arrivata notizia che a uno studente che aveva, che aveva svolto il lavoro e poi pubblicato sulla sua pagina Facebook un commento negativo sul lavoro che aveva svolto, dicendo una cosa dequalificante e ripetitiva che non mi insegna niente, era stato combinato un sei in condotta provvisorio per il mese di marzo. E anche in questo caso era evidente che c'erano state pressioni sulla scuola. Ora, io mi sono preso la briga di andare a leggere il regolamento disciplinare di questo liceo che ha combinato questo sei in condotta provvisorio, perché un sei in condotta limitato al mese di marzo non mi risultava esistesse. Il regolamento di questa scuola, però mi chiedo perché l'ho fatto solo io questa cosa. Perché soltanto il manifesto ha pubblicato questa notizia. Il manifesto con cui collaboro. Il regolamento scolastico di questa scuola non prevede alcun uso disciplinare del voto in condotta, tradotto è un regolamento fatto coi piedi. Però a norma di regolamento, il regolamento è una norma che deve corrispondere a una legge dello Stato, perché lo statuto delle studentesse e degli studenti è una legge dello Stato. A norma di regolamento tu agli studenti in quella scuola puoi dare o giorni di sospensione o il risarcimento del danno provocato. Questo dice. Non gli puoi dare neanche l'otto in condotta per ragioni disciplinari. Il che vuol dire che c'è un dirigente scolastico e un consiglio di istituto che stanno violando la legge. Che c'è un consiglio di classe che invece del sei, del sei in condotta limitato al mese di marzo, a questo punto poteva anche combinare una pena tipo... Ti leghiamo a un carro e ti facciamo fare tre giri di corsa attorno alla scuola. Se lo fanno, nel, fanno nell'Iliade nell lo possiamo fare anche noi. No? Tanto pena inventata per pena inventata, per di più in quel liceo la metà delle sanzioni sono non appellabili, il che viola la legge nazionale, perché lo studente ha sempre diritto all'appello e deve essere sempre scritto a quale organo disciplinare può appellarsi. Poi l'appello gli può essere respinto. E allora a cosa stiamo educando gli studenti? Io ci potrei aggiungere che ho degli studenti che hanno fatto un'alternanza scuola-lavoro valutata da un tutor che questi studenti non hanno mai visto. Poi noi insegnanti ci siamo presi la libertà di non mettere neanche sul tavolo queste schede di valutazione, però c'è un tutor che non è mai andato un solo giorno nel luogo dell'attività ma ha compilato una scheda che contiene otto descrittori su 22 studenti che non ha mai visto in vita sua. O degli studenti che hanno fatto alternanza scuola-lavoro portandosi da casa il libro o l'album dei disegni, perché sono stati in una stanza. Poi c'è stato un tutor che li ha valutati come bravissimi in cose che hanno a che fare con l'attività museale. Allora, al di là, saranno tutti casi limite, tutto quello che volete, ma a cosa stiamo educando gli studenti? Un ispettore mi disse: Ma l'alternanza scuola-lavoro è l'incontro del mondo dei giovani col mondo degli adulti, come se il mondo degli adulti fosse un luogo neutro e non un luogo di conflitti, un luogo di ingiustizie. Anche. Gli stiamo educando al fatto che gli adulti mentono. Che se mente un adulto, l'adulto ha ragione. E fa testo alla menzogna scritta dell'adulto e non l'esperienza del ragazzo. Gli stiamo educando al fatto che il mondo del lavoro è quello che è e cinicamente vorrei dire dobbiamo educarli davvero al mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro le norme oggi in Italia non valgono, le donne subiscono molestie sessuali, i lavoratori subiscono ricatti, il tuo orario di lavoro è scritto sulla sabbia perché se ti dicono resti a scuola, resti al lavoro. Per altre due ore senza salario tu lo fai, persino se lavori per la grande cooperativa di distribuzione alimentare di sinistra. Allora, se il mondo del lavoro è questo, allora è giusto che gli studenti vengano sfruttati, che le donne vengano, le studentesse vengano molestate, che uh, subiscano tutte le ingiustizie. Questo è il mondo che ti aspetta. E purtroppo io ho letto commenti di. Oh, Persone che dicono che è giusto che gli studenti imparino come davvero il mondo del lavoro, ma allora raccontiamoglielo per davvero. Ecco, allora la scuola è un apprendistato alla parte peggiore della società? Allora stiamo educando gli studenti al fatto che la società è fatta così e così deve rimanere, tu ti devi adattare. Ma educazione e democrazia non dovrebbero essere le premesse per cambiare la società. Ecco, a cosa serve una scuola che educa il fatto che il mondo fa schifo e tu devi fare più schifo degli altri. Bastano le favole di La Fontaine per questo. Il gatto con gli stivali. Il gatto con gli stivali ti insegna che il mondo è dei furbi, se tu sei furbo come il gatto, tanto peggio per l'orco che non aveva fatto del male a nessuno, vince il gatto. Se tu sei stupida come Cappuccetto Rosso, vince il lupo che è più furbo di te e te se magna. Um, queste cose si insegnano alle elementari? Allora smontiamo la scuola, vendiamola All'incanto e risparmiando i soldi, ci abbiamo forse gli ultimi 4-5 minuti? Poi non so quanto siano rigidi questi. Ah, ok, perfetto. Allora magari dico poche cose, poi magari eh, mezza battuta o, o mezza domanda. No, quello che dice Girolamo è sempre luminoso, e mh, ci sono tanti, tanti temi, ovviamente. E, mh, il fatto che abbiamo poco tempo per parlarne è un problema non di questo contesto, ma è un problema del fatto che appunto i luoghi dove si deve fare questo tipo di dibattito, ossia i consigli di classe, i consigli di istituti, i collegi e docenti, spesso in questi ultimi anni invece sono depauperati di questa funzione. La, la mole di ehm, Burocrazia o anche di amministrazione che viene messa all'interno di questi che sono luoghi, che sono, come dire, luoghi di discussione politica, i luoghi in cui quel giusto, giustamente quel conflitto tra adulti di cui parlava Girolamo viene giocato, oggi spesso sono una sorta di autopromozione della scuola, non lo so se qualcuno di voi ha uh, esperienza di un collegio docenti negli ultimi anni spesso appunto c'è un lunghissimo ordine del giorno con l'esposizione della preside o del preside e poi appunto a un certo punto si funziona come un, un consiglio d'amministrazione, molto spesso il voto, è giusta questa questione del voto, il rilievo che Girolamo dà al voto molto spesso io anzi faccio valutare, autovalutare i miei studenti e questo diventa una specie di come dire, grande sorpresa rivoluzionare da parte degli studenti. Perché quell'esperienza che appunto gli studenti fanno di provare a prendersi il senso della responsabilità, provare a gestire autonomamente la propria voce, il proprio, la, 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 la propria formazione, oggi è una, è una esperienza quasi del tutto inedita. Eh, e questo vale sia per come dire, gli svogliati, quelli che vanno male a scuola, sia per quelli che vanno benissimo. Quest'anno in classe a un certo punto avevo una ragazza bravissima che a un certo punto quando ho detto dai, ti devi autovalutare, a un certo punto è scoppiata in una crisi isterica. Eh, perché effettivamente era qualcosa, lei sapeva studiare benissimo, ma l'idea di come dire, riflettere metacognitivamente su cosa stava facendo, in qualche modo non l'aveva mai presa in considerazione. C'era un'altra ragazza bravissima un paio d'anni fa che avevo e che faceva dei compiti scritti di, di filosofia in cui riportava pediseguamente, cioè in cui praticamente io avevo detto guarda mi dispiace, la linea è la prima volta che, che avevo fatto questo esercizio, ti devo mettere un voto insufficiente, ma perché copi veramente eh, per dieci pagine? Tutte le cose, eccetera, eccetera. E lei, appunto, anche lì è crollata, dicendo: professore, io non copio, io imparo così per ore. Ed era una che studiava otto ore, nove ore, dieci ore al giorno, stava sempre a studiare e in qualche modo questa sua presta quest ansia prestazionale a un certo punto non era mai stata messa in discussione. E questo vale invece anche per chi, in qualche modo, non viene neanche considerato per magari cinque anni e sta all'ultimo banco, dorme e dice. Allora che ne pensi della scuola? Che cosa di quella domanda lì appunto diventa un... Eh, ne potrei fare molti di questi esempi qui. Eh, ragazzi che andavano benissimo, li facevo autovalutare, dicevo ma allora come è, com è andata Ilaria? Come vuole professore? Come vuole? Ti metto 4? Metta 4, Scusa, sei andata bene, hai, hai fatto, hai tutto qua, hai studiato, eccetera, eccetera. Poi boh, non lo so, come vuole professore? E poi andavi a parlare con la madre, con i genitori, andavi a sapere che l'anno prima era stata bocciata perché appunto era uscita di casa tutti i giorni e per due mesi invece di andare a scuola era andata sul terrazzo della propria casa. L'idea che ci sia un'ansia prestazionale, l'idea che in qualche modo l'incoraggiamento, il coraggio, non sia un valore nella scuola, l'autonomia. Ma invece che appunto ci sia sempre un giudizio di qualcun altro legato a un voto, legato a un'incapacità un di, di diventare dinamico di quel voto. Ma appunto il voto viene visto come stigma, come gara, eccetera, eccetera, è una pedagogia terrificante, ma pervasiva. L'idea che invece appunto il voto sia semplicemente un indicatore per cercare di capire come migliorare le proprie capacità, che cosa voler fare, ma quindi non serve essenzialmente a niente. Ma serve appunto invece un giudizio su cosa si può migliorare, quanto è studiato, perché non riesci a studiare in quel modo lì, quali sono le cose che ti frenano, quali sono le motivazioni. Quello è un mondo che oggi veramente è un mondo completamente ignoto agli studenti, spesso agli insegnanti, che in realtà in questi anni: come dire, re, so, oppressi da mille modi diversi il salario, giustamente. Come dire ha, ha, ha puntato il dito Girolamo sul, sul contratto di lavoro. Le lotte per il reddito, sono anni che in qualche modo non facciamo da insegnanti lotte per il reddito degli insegnanti. Gli insegnanti in Italia guadagnano pochissimo, cioè al netto dell'inflazione. Del, dell io ho perso in 12 anni che insegno circa 65.000 mila euro. È chiaro che non c'è nessun tipo di possibilità di formazione se non quella come dire, militante che facciamo io e Girolamo Di Michele. Ma se fossimo appena più svogliati, appena come dire più pigri, probabilmente appunto questo lavoro di andare a capire il senso del nostro mestiere, provare a formarci sulle materie che dobbiamo insegnare, a provare a formarci continuamente sugli stili educativi, perché una cosa è insegnare ai ragazzi di dieci anni fa, una cosa è insegnare ai ragazzi oggi, l'ambiente è completamente mutato, e questa cosa non può prescindere. Ora ci sono tante questioni, ma appunto mi fermo, e spesso diciamo in questi contesti, quando presento il libro, quando si discute di scuola, di democrazia, di uguaglianza, poi la domanda che, che, che viene fatta è: sì, ma che possiamo fare? E uno che cosa può fare? Certo, è molto difficile perché poi l'impianto disciplinare del, della scuola oggi è molto duro anche per i ragazzi. E, mh, L'alternanza scuola-lavoro toglie 200 ore alla disciplina, ma forse toglie anche 200 ore alla propria formazione politica. Sono quei momenti in cui magari a un certo punto uno decide di fare volontariato, di, di, di mettersi, a, fare, di mettersi a, a leggere dei testi di politica, mettersi a fare uno sciopero, una manifestazione. Eh certo, se la domenica devo andare a fare l'alternanza scuola-lavoro invece di andare a... A una manifestazione che sia veramente dei boy scout o dei satanisti o, o del partito comunista, eh, certo quella, quella roba lì uno non la può fare, la propria elaborazione politica, le vocazioni che sono così fondamentali, è quando le fa? La bocciatura per le 50 ore di assenza. Come dire, che non è automatica, ma se uno fa più di un totto ore di assenza ogni anno a scuola, appunto, si può in qualche modo pensare, il, cons il consiglio di classe può pensare a una bocciatura di tipo automatico. Eh, le ore di assenza spesso sono ore in cui a un certo punto, anche lì, come dire, uno prova a fare altre cose quando è un ragazzo, ha degli sbandamenti, ha delle forme di defiance. Spesso, appunto, ha delle vocazioni strane che poi ovviamente cerca di far combaciare con, con la scuola. e Quelle come si considerano? Il voto di condotta, il voto di condotta, come dire, se voi veniste in un consiglio di classe. C'è una specie di sabba che a un certo punto di, decide di, di questo voto di condotta. Tutte le frustrazioni accumulate per mesi e anni in qualche modo si svolgono a me otto mesi fa mi ha guardato male eh, Mario Rossi. Sì. Ho capito, ha guardato male, ma come dire, gli era morto il padre il giorno prima. Eh. Non importa: a me mi ha guardato male e io adesso gli metto il sette in condotta. Ma cioè, sta andando bene, fa tutto un anno meraviglioso. E cioè, cioè, no, ecco, questo è il voto in condotta. A me non mi si deve guardare male. Sì, sì. Poi... Oh, c'è un caso anche peggiore, che col voto in condotta gli abbasso la media, gli, non gli, do, gli tolgo un punto di credito. No, perché con me questo qui non va mica tanto bene. Mica mi sta bene che debba avere il credito alto perché studia quella materia lì. Cioè, è il momento in cui si regolano i conti. Eh, non è la scuola di Starnone, è ancora il maestro di Vigevano di Mastronardi, siamo ancora lì, eh? Sì, sì, c'è la rappresaglia. Allora dico che cosa si può fare? Ovviamente permeare tutti i luoghi della politica frequentare i consigli di classe, candidarsi a consigli di istituto, far vivere la scuola come un luogo di conflitti anche politico, non soltanto appunto subire quello che è, in qualche modo è questo impianto. L'altra cosa secondo me fondamentale e come dire Girolamo è il primo che me ne ha fatto rendere conto da insegnante che decide di occuparsi di politica della scuola è scrivere testi, leggere testi e scrivere testi. L'alternanza scuola-lavoro è andata così? Quel ragazzo che poi pubblica quel post e mette in discussione quell'impianto, crea un grande clamore. Come è andato quest'anno la politica a scuola dell'alternanza scuola-lavoro? Poi ci saranno appunto le relazioni del tutor che sono fatte spesso in quel modo in cui Girolamo raccontava. Ma da parte mia, da parte di un genitore, da parte di un insegnante, da parte di uno studente, da parte di un, di un, di un preside, eccetera, eccetera. Adesso ve la racconto io questa cosa. Questo consiglio di classe ve lo racconto io. La grande autonarrazione autopromozionale, elogiante, di eccellenza, di competizione, eccetera, eccetera, funziona. Ha funzionato, è diventata così egemone perché non ci sono contronarrazioni. E perché spesso queste contronarrazioni da parte di diversi intellettuali sono del, come dire delle contronarrazioni, delle conarrazioni da corifei. Ieri c'era la Tamaro che diceva una cosa, poi ci sarà la Mastrocola, che dice un'altra, poi Ernesto Galli della Loggia, poi ci saranno appunto qualche altra editorialista del Corriere, eccetera, eccetera, crepe che in qualche modo si sono sviluppate. Io quest'anno soltanto ho censito una quantità di libri che vanno in un senso, in una direzione paternalistica, disciplinare, sicuritaria, ehm, delegittimante gli studenti, che sono enormi. Il libro di Antonio Polito, riprendiamoci i nostri figli, il libro di, And di, di Umberto Galimberti, il libro di, di, di Paolo Crepe, il libro di Aldo Cazzullo, il libro di Pierluigi Battista. Maschi, eterosessuali, più che sessantenni, che in qualche modo dicono come dovrebbe essere, secondo loro, fatta la scuola italiana ai giovani, non leggendo un libro, non sapendo di pedagogia, non avendo idea di nessuna delle ideologie che viene fuori, appunto, tra, tra, tra i ragazzi. Fate contronarrazioni. Nella piccolissima scuola, nella famiglia, nelle. nelle, nelle Dovunque potete, su un po' su Facebook come consiglio di classe raccontate che cosa succede, ci servono questi testi qui. Quando l'anno scorso si è parlato moltissimo di Don Milani, i motivi erano tantissimi, ovviamente. La figura di Don Milani ancora oggi appunto ci dà. Ma l'intuizione geniale di Don Milani nel buco del culo peggiore d'Italia Barbiana nel 1960 era a un certo punto di far scrivere un testo, un testo ai ragazzi, con quell'incipit pazzesco da eh, Melville veramente, lei forse professoressa non mi conoscerà, quell'incipit lì dice moltissimo, scardina anni di narrazione diversa sulla scuola, quindi scrivete testi. Grazie. Prima che mi dimentico vorrei segnalarvi che sull'EFT c'è uno speciale, in edicola ora c'è uno speciale tutto dedicato alla scuola. Sollecitato e organizzato dal comitato che rappresento. Io rappresento il Comitato Nazionale contro Mobbing e Bossing Scolastico e quello che avete detto voi sulla scuola è assolutamente niente rispetto alla realtà. Io raccolgo casi da tutta Italia e sono stato licenziato in tronco senza preavviso, pur difeso da tutti i genitori, io sono un maestro dall'intera dirigenza, dalla segreteria, da tutti, direttamente dagli altri vertici, perché da anni metto la scuola sotto vetro. Io ho 13 spazi fissi alla RAI tutti gli anni per il mio comitato per, dire, per fare la cronaca nera scolastica quotidiana. Voi non immaginate che cos'è la scuola se non conoscete questa casistica. Ormai siamo in pieno feudalesimo scolastico. Le persone migliori, le poche teste, pensanti e parlanti, se ne vanno via dalla scuola e rimangono le persone servili, pronte a saltare sul, sul corpo del proprio compagno o collega per farsi bene davanti al dirigente. Questa è la scuola, signori. Questa è la scuola. Io l'ho pagato con licenziamento in tronco, senza preavviso, motivato dal fatto che avrei diffamato la scuola è rotto così il rapporto di fiducia. Questa è la scuola. Leggetevi il numero di Left in Edicola che rappresenta soltanto il 10% dei casi che ho fornito a questi giornali e si capirà che cos'è. Quindi diamoci una svegliata perché della scuola non rimane più niente. Ormai sono operatori culturali, operatori scolastici, devono ubbidire e complice la nostra categoria, eh? complici assolutamente gli insegnanti, perché con una categoria decente e dignitosa questo non succederebbe. I metalmeccanici non permetterebbero che un collega sia calpestato o ignorato. Gli insegnanti sì, anzi, ci campano sopra. Quindi complici assolutamente la nostra categoria. Vi raccomando questo numero, grazie. Purtroppo lo fanno anche i metalmeccanici. Ci sarebbe una soluzione? prendere il palazzo d'inverno, però un po' datato. Allora io mi occupo di sanità. Ho fatto quattro anni in Cambogia, sei anni in Ruanda. Da quando sono rientrato mi sono occupato per caso di scuola. E ho visto una cosa così macroscopica e mi sono reso conto che non se ne è accorto nessuno. E per anni ho detto, ma lo scemo sarò io. E sono... In borsa c'è un libro di Carlo Cipolla, ho letto la prefazione, poi sono andato avanti, era istruzione e sviluppo. Sono arrivato a pagina 20 e poi sono tornato indietro perché parlava di Theodor Schulz, del capitale umano, dell'economics of education e poi è venuto Gary Baker, hanno preso il Nobel e ho detto ma questi hanno sbagliato, ho detto, ma posso raccontare, allora sono andata all'Istao, io sono Marchigiano, vicino ad Ancona, ho parlato con un professore di macroeconomia, ho parlato con tutta una serie di persone e mi sono letto anche dei lavori sull'Ikeni, per dire, cioè ehm, il vero valore della scuola senza togliere niente ai problemi dei contenuti è il contenitore è la rete e se la rete è organizzata diversamente da come è organizzata adesso ottiene degli effetti sorprendenti tipo la dico perché io l'ho realizzata su carta si può fare l'anno scolastico in sincronia tutto il pianeta, che sono 3 miliardi e mezzo di persone che si possono confrontare e si dirà ma come ci sono le stagioni ci sono le differenze di fuso orario tutte superabili io sono venuto qui per fare scouting contattare so tre anni ho anche scritto un libro che non ho mai scritto L'anno scorso sono andato da Giuseppe Terza e ho detto: Io ti voglio mandare un libro, si chiama L'ammutinamento del gregge. Ce l'ho tutto qui, ma non ho buttato giù mai una riga perché so che quando lo scrivo, lo chiudo, lo spedisco, finisco di lavorarci. E invece io sono frenetico, ci lavoro sempre. tant'è che sono andato a parlare anche a Grotta Mare. Col disegnatore di Diabolic. Ho detto, guarda, io quando esco di casa guardo per terra, passo una luce, penso sempre a Diabolic. So mi sempre... sa che è un discorso un po' lungo, magari no, ci mettiamo no, no. qui. No, no, no però, nel senso eh, perché non so, o uno se deve volevo... chiudere o se no, ci no. sono altre domande, magari ci mettiamo un po' qui. E questo no, scouting, ecco, eh, Come dire, lo, lo, lo... fine de, del mio scout. Posso dire due cose? Secondo me, cioè, io ho un bambino di tre anni e due mesi e questo scenario mi, mi preoccupa veramente tanto. Mentre voi parlavate mi sono posto delle, delle, delle domande, ovvero uno, quale può essere il ruolo dei genitori in, e quanto pesa, il, quindi quanto, quale può essere il ruolo dei genitori. In questo scenario e quanto pesa il ruolo dei genitori all'interno della famiglia e quindi nell'educazione dei, dei propri figli. Da questo punto di vista mh, mi è venuto in mente che, appunto, forse oggi paghiamo gli effetti di, quelli che, eh, sono, di quelle che sono le caratteristiche di una scuola segnata così ormai da decenni e quindi è, ho rivissuto un po' anche il mio percorso scolastico e vedo che. C'è un'assenza da ormai troppo tempo di, come dire, di coltivare quello che è un ragionamento critico, il principio appunto di, una, di, una, di un approccio anche soggettivo alla conoscenza. E in questo vedo appunto mh, la difficoltà ormai generalizzata. Della, della mia generazione, eh, nel, nel, nell'insegnare agli altri, che siano figli o che siano altre persone. Ormai cioè, avere un figlio è una, più, più una rarità che è la regola in Italia. Eh, si pesano molto le difficoltà concrete, ma anche secondo me intellettuali, di responsabilità, di, come dire, io dico sempre che mio figlio è il mio più grande maestro, perché mi ha messo davanti a uno specchio in cui prima di dare a lui ho dovuto come dire, pormi delle domande su ciò che sono io, su ciò che gli avrei dovuto dare e anche nei modi. E in questo ci sta anche un, come dire, un rapporto di poca fiducia nella società allargata, quindi non solo la scuola, quello è un punto di domanda che io mi sono già posto, come, cosa potrò fare quando lui andrà a scuola per, per aiutarlo, e, ma in questo senso anche dal punto di vista della comunità e quindi di andare a colmare queste, queste lacune che, che sono visibili anche a livello appunto, di comunità e di, e di sistemi. Sociali, dal da, da piccolo comune appunto fino alle università e poi tutto il discorso del, dell'entrata nel mercato del lavoro. Non so se c'è tempo per una battuta, dobbiamo lasciare la sala. Allora, una battuta, forse. Allora, al volo: uh, la scuola è un luogo di mobbing perché è un luogo di lavoro, e purtroppo, appunto, non, certe cose succedono anche tra i metalmeccanici, io vengo da Taranto e quindi vengo da una famiglia che ha avuto diversi metalmeccanici all'Elva. Il punto è che gli insegnanti devono capire che sono lavoratori e devono fare una cosa che spesso non hanno fatto nella storia d'Italia, cioè non pensarsi separati ma pensarsi all'interno delle stesse dinamiche del mondo del lavoro, anche perché la scuola è stata usata come laboratorio per le pessime controriforme del mondo del lavoro. Uh, prendere il palazzo d'inverno non è mai un'idea sbagliata, condizione da tenere in mente che se è vero che è stato preso in una notte, quella notte è stata preparata in vent'anni. Quindi se tu mi chiedi qual è la soluzione per la scuola per domani, io domani posso soltanto dirti che andrò a scuola alla prima ora. Uh, lavorare in, Lavorare nell'ottica di fare una cosa che realizzerai tra vent'anni però questo si può fare uh, è vero che dipende tutto dalla rete e dalla struttura noi abbiamo avuto la società di massa che è entrata nella scuola come era giusto perché era giusto alfabetizzare gli italiani ma la scuola è rimasta nella sua struttura di base la stessa che era prima è un condominio che ha dieci volte gli abitanti di prima ma è rimasto quello lì ogni governo sposta di tra mezzi e questa ormai è e scuola, e accademia, ci sono libri su questo. Bene? Uh, quindi hai perfettamente ragione, bisogna cambiare la struttura. Il ruolo dei genitori. Uh, noi viviamo in una società che è una sorta di uh, salsa impazzita. Quando, quando sbagli la maionese perché la sbagli e quindi ti viene quella roba schifosa. In cui le uniche due cose che tengono ancora insieme sono la scuola e, e la famiglia. Però il genitore di oggi non è quello di vent'anni fa, il genitore di oggi per il tipo di vita che fa non ha tempo spesso di relazionarsi, ha un tempo di vita schizofrenico anche lui. E quindi di nuovo si tratta di capire com'è fatta la nostra società. Come sono i genitori che spesso finiscono anche con l'essere insegnanti e diventano schizofrenici ancora di più e chiedersi quali forme di relazione io posso disegnare sapendo perfettamente che il genitore con cui mi relaziono è uno che spesso per il lavoro che fa non ha neanche il tempo di essere lui quello che accompagna il figlio a scuola. E... Per cui io vedo il padre, la madre, il nonno, la nonna, la zia, eh, vedo tutta la famiglia, non ne vedo mai nessuno continuativamente. Eh, sì, bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo oppure sedersi attorno a un comitato che magari occupa la scuola, che forse sarebbe la cosa migliore. Grazie Gironamo, grazie a tutti che siete stati qui. Eh, insomma, Buon anno.